Siete pronti? Siamo pronti? Inizia una nuova settimana, inizia un nuovo processo alla giornata, seconda giornata nello specifico. Benvenuti, bentrovati, bentornati. Seconda giornata, dicevo, di Serie A. Campionato che è cominciato bello frizzante, bello agguerrito in queste prime due giornate. E oggi il gruppo di recupero si aggiorna come sempre per fare un po' il punto di tutto quello che è successo nel weekend. Ricordo la formula più o meno come funziona. Io ora vengo dietro a voi, nel senso che siete voi a fare le domande e quindi a, a proporre gli argomenti, le squadre, le partite di cui volete parlare, dopodiché quando siamo arrivati in fondo alla live, se ci dovessero essere delle squadre di cui non si è parlato perché nessuno ha chiesto perché non siamo entrati nell'argomento le recuperiamo e quindi prima di chiudere comunque si parlerà di tutte di tutte di tutte le squadre perché se no che processo sarebbe cioè capito bisogna un attimo no dare uno spazio un pochino per tutte le squadre anche perché siamo all'inizio e secondo me ci sono tante cose da dire di tutte le squadre io per molte di esse poi ora entriamo nel merito e lo vediamo ho in parte anche cambiato idea rispetto al, a, alle sensazioni e, e, e un po' all'idea che mi ero fatto settimana scorsa. Ma non potrebbe essere altrimenti, perché, eh, voglio dire, si è visto due partite eh, per, per cui è normale cambiare idea, è normale avere anche delle opinioni poco formate. A volte si pigliano delle cantonate allucinanti in questo inizio. Vabbè, comunque tant'è. Eh, detto ciò, abbiamo già Raffaele 100 bits, lo saluto, lo ringrazio di cuore, Ciao vedo qualche considerazione. Uno, che giocatore allucinante Tommy Cus. Allora, intanto soffermiamoci un attimo perché il telecronista di ieri, eh, sapete, insomma, altre volte si è parlato dei telecronisti, di Dazone e tutto il resto, il telecronista di ieri l'ha chiamato per tutta la sera Cusi. Io l'ho sempre sentito chiamare Cus ai, ai telefonisti americani quando ha bazzicato la Summer League, quando ha giocato nelle varie. Io l'ho sempre sentito chiamare Cus. E devo dire che a me Kus mi garba anche un po' di più rispetto a Cusi, perché Cusi mi sembra il nipote di Husin. E, e quindi, però, vabbè, c'è questa, questa biforcazione di pronuncia, per cui vedetela voi. Io per il momento lo chiamo Hus. Eh, è un Ironcraft Craft 2.0 con la differenza che questo fa anche 30 punti. Ti dico la verità, sarà che li abbiamo visti uno contro uno, l'uno contro l'altro in maniera diretta, lui e Nihomannion nella partita di ieri. Però mi sembra proprio una versione di Nihomannion con forse magari più, un, un pochino meno... Mm, fa, beh, fammelo, di, fam, fam, fammelo spiegare bene un pochino più di playmaking inteso come gestione dei ritmi della squadra, nel senso che Kuss mi sembra saper gestire la squadra anche quando si gioca a difesa schierata a metà campo e quindi con ritmi un pochino più lenti. Nico invece, poi dopo se ne parla, ha bisogno di andare sempre a 100 all'ora, eh, quindi un pochino più di, di, di playmaking per Kus, un pochino più di... Talento proprio puro per, per Nico Menion, però sono due giocatori che tutto sommato se la battano, e come, come già dicevo con Raffaele ieri, secondo me, Ettore Messina si dovrebbe tipo mangiare le mani a vedere che. Altre squadre del nostro campionato con un budget anche inferiore rispetto a Milano sono riusciti a trovare un playmaker, playmaker vero, puro, fatto e finito, e Milano no, negli ultimi tre anni, tipo. Però vabbè, al netto di questo mi sta piacendo tantissimo Hus e penso che l'inizio forte di Tortona sia più che altro merito suo. L'inizio forte di Tortona e di Kamagate. Kamagate, Perché insomma le due cose vanno poi abbastanza di pari passo. Sta giocando bene Vital, stanno giocando bene in generale il pacchetto di italiani, non in maniera incredibile, ma comunque bene. Però la vera differenza per ora l'ha fatta Hus. Due, che sofferenza vedere Mennion fare questi numeri a Varese, spero che arriverà a un lungo. Devo dire due cose di Mennion e di Varese. Allora, la prima è che Mennion incarna, se vogliamo, i, i, il paradosso più forte, più incredibile del nostro campionato, e, ma che non riguarda soltanto questa stagione, riguarda proprio in generale la Lega Basket per come è creata, per come è strutturata negli ultimi anni, e cioè... Noi tifosi, a prescindere dal fatto che uno sia tifoso di Varese, di, di altre squadre, della pallacanestro, di quello che volete, ma noi tifosi, chi guarda, noi che guardiamo, dobbiamo paradossalmente sperare che Nico Mennion giochi bene, ma non così tanto bene. E questo è il problema. Cioè, ieri. Per esempio, Nico Menon ha giocato un secondo quarto incredibile. Probabilmente il singolo quarto migliore degli ultimi, a livello individuale degli ultimi dieci anni di pallacanestro italiana. Va bene? Poi nel terzo quarto, ovviamente, ha tirato il freno a mano e praticamente il terzo quarto l'ha guardato. Però eh, io alla fine del secondo quarto avevo proprio la netta sensazione che. Se, se questo giocasse sempre così tutte le partite come ha giocato il secondo quarto non ha la, la minima possibilità di rimanere a varese per tutto l'anno non ne parliamo neanche dell'anno prossimo ma l'anno prossimo io neanche ci spero io vorrei che rimanesse a varese per tutto l'anno non ne ha secondo me la minima possibilità se giocasse effettivamente come ha giocato il secondo quarto tutto il tempo di tutte le partite e questo è un grosso problema della lega basket perché Va con, è controintuitiva come cosa: cioè, tu non puoi sperare che un giocatore giochi bene, ma non troppo, perché se gioca troppo se ne va e lo perdi. Cioè, non, non, questo non va bene. La seconda cosa riguardo, appunto, Varese è il fatto che eh, purtroppo questa è una squadra. Che ha la necessità non soltanto di avere Nico Menion perché noi si pensava prima che cominciasse la stagione che questa Varese avesse la necessità di avere Nico Menion, che senza Nico Menion avrebbe avuto delle difficoltà, sarebbe andata in crisi perché Menion era il leader, il motore, il giocatore che dava verve all'attacco e tutto il resto. Il problema è ancora più grave nel senso: questa squadra ha bisogno di avere Nico Menion. E il Nico Menion del secondo quarto, nello specifico. Tant'è vero che col Nico del secondo quarto aveva messo sotto e anche bene una squadra come Tortona, che ha tutt'altre ambizioni rispetto a Varese in questa stagione. Poi, però, nel terzo quarto Nico Menion la partita l'ha guardata e Varese di fatto è morta lì, cioè è proprio collassata, implosa su se stessa perché gli altri giocatori non hanno la capacità di creare, ma no, spesso ci sono dei giocatori che non hanno la capacità di creare dal palleggio, che non hanno la capacità di creare a ritmi alti, non hanno proprio la capacità di creare niente, non su singola situazione in determinati, niente. E questo è un grosso problema, secondo me, che ha questa squadra. Certo è che poi quando io all'inizio dell'anno dicevo, eh ma vedrete che poi, cioè Varese io l'ho messa abbastanza in alto perché ho detto, vedrete che ci saranno delle partite che vinceranno i da solo e quelle fanno classifica, fanno punti in classifica, e eh, eh, poi in queste due giornate si è visto il perché, anche se poi insomma ieri non è bastata, però in queste due giornate secondo me si è visto il perché. Chiaramente la, 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 la necessità, una delle necessità principali è avere un'alternativa a Cao. L'Aliup al tabellone di ieri, Nicomagnon per Cao, secondo me. Io penso, guarda, lo metto insieme all'Aliup, sempre al tabellone, Daniele Cavaliero, James Singleton, ai tempi di Milano, contro, se non vado errato, Iesi. Potrei sbagliarmi, ma penso contro Iesi, che, che, fu una roba, che fu una roba allucinante. Più o meno siamo, siamo a quei livelli lì. Tre, Trento fa divertire non poco, squadra dell'energia e intensità rara, un esempio neanche che si butta su qualsiasi rimbalzo offensivo. Spacchia sabato per questo dettaglio ha perso il cervello. Trento, Trento, Trento ora come ora secondo me è la squadra che lavora meglio. Che fa vedere le cose più belle, migliori, proprio in senso assoluto, generale, di tutto il campionato, anche perché riesce a farlo valorizzando dei giocatori come Niang, come Ellis, che in realtà hanno l'età che hanno e questo è uno spettacolo. Io ho un unico dubbio su Trento, poi entreremo nel dettaglio, approfondiremo e vedremo tutto. Io ho un unico dubbio. E cioè il fatto che Ford mi sembra stia costeggiando sempre di più la squadra con questo fatto di farlo partire dalla panchina. E questo alla lunga è un problema, perché ovviamente eh, Ellis non gioca sempre come ha giocato Sabato e invece di Ford c'è un gran bisogno. Ford è stato determinante, eh, poi Sabato per vincere la partita nel finale. Però come lo è stato? Lo è stato giocando da guardia con i tagli backdoor. Non è Jordan Ford, Jordan Ford vero è palla in mano in creazione, tiro a tre punti, eccetera. E quel Jordan Ford lì di fatto lo si è visto solo nella prima partita in Europa, in Coppa, poi in campionato non lo si è mai visto. Questo è l'unico dubbio che posso avere, ma ragazzi, è un dubbio veramente minimo. Tutto il resto funziona e funziona alla grande per Trento, per cui mi aspetto un bel campionato. 4 finalmente l'ho visto e quanto è grosso Mefiondu. Eh Mefiondu, Mefiondu. è enorme Io posso dire è enorme, è enorme in tutti i sensi, non solo fisicamente, è enorme per quello che sta dando in questo momento a Venezia e a questa stagione. Poi parleremo di Venezia. Venezia è in una condizione allucinante, allucinante e Mefiondu in questo momento sta provando a tenere in piedi la baracca da solo. Tra l'altro lo sta facendo anche senza, nell'ultima partita, Tyler Ennis, il che è un duplice problema per Venezia, perché non solo manca un titolare, Plemeher, americano, giocatore importante, oltre a tutti quegli altri che mancano, ma ti manca il giocatore che ti mette in ritmo, Mefiondu. Tant'è vero che ora Mafiondu quello che sta facendo lo sta facendo quasi esclusivamente da solo, con i rimbalzi in attacco, con le ricezioni dinamiche, ma quasi mai viene coinvolto in un gioco a due, perché mancando Ennis deve giocare Playmaker titolare Davide Moretti, e questo è un disastro annunciato perché Moretti, secondo me, è un gran bel giocatore, ma quando gioca Playmaker si vede bene che non è nel suo. Più che lo vedo e più che me ne rendo conto, quindi lui, lui dà l'anima anche nella partita di sabato, però alterna de, de, delle triple incredibili a delle boiate clamorose perché deve giocare fuori ruolo. Eh. Questo è un duplice problema per Venezia, ma ne parleremo e ci arriveremo. Nel frattempo c'era Ambraza Uai che si era abbonato, quindicesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. A proposito di Varese e le parole di Scola sul discorso storia e attualità e del progetto di sviluppo societario. Lui parla di sviluppare i giovani, di sviluppare una squadra più votata ad un gioco veloce e divertente. Non è che dopo tre anni deve rivedere questo progetto sul sistema di gioco. Mi sembra che una squadra così leggera in Italia non funzioni, oppure aveva ragione lui e per via dei mezzi, solo la squadra di rossa al primo anno era uscita buona e poi non è riuscito a replicarla, allora bisogna vedere eh, secondo me come idea generale può funzionare e lo ha dimostrato la varese del primo anno con Colby Ross, ma in generale tante squadre l'hanno dimostrato. Il corri e tira nel nostro campionato funziona se possibile ancora più che in NBA, perché non ci sono gli atleti che ci sono in NBA e quindi spesso ti fa ancora più la differenza. E voglio dire, Meo Sacchetti è stato Meo Sacchetti. Giocando sempre questa pallacanestro, qui da allenatore due o tre cose in linea di massima le dovrebbe aver vinte e qualche soddisfazione se la deve essere tolta. È chiaro che per giocare in questo modo, però, devi essere ancora più bravo paradossalmente a creare la squadra. Perché se vuoi giocare un basket normale, tradizionale, ti basta andare a prendere i giocatori che ruolo per ruolo sappiano fare il mestiere loro. Se hai invece un'idea di pallacanestro un pochino più precisa, un pochino più strutturata, come può essere questa di Varese, poi devi riuscire a prendere tutti quei giocatori che in questi meccanismi riescono a dare il meglio di loro stessi. Quest'anno, per esempio, Varese per ora non, non, non ti saprei dire se c'è riuscita o no. Nel senso che vedo dei giocatori, Hens mi sembra tutto sommato un giocatore che possa rendere in questo sistema la stessa cosa Brown, la stessa cosa anche Harris. Cao, assolutamente. E il problema è che poi ti manca qualità e quantità, perché Cao non ha una riserva. Cao, intanto è Cao e quindi si espone ai falli, si espone alla stoppata e quindi spesso lascia scoperta la difesa. È un giocatore in quel modo lì che io adoro, ma che dovrebbe avere le spalle coperte da un altro. E invece non solo non ha le spalle coperte, ma non c'è ne proprio, proprio nessun altro, perché Foll io gli voglio bene, ma chiaramente non è a livello. E se consideri che anche come quattri praticamente non c'è nessuno, perché c'è Gay Brown che gioca fuori ruolo e basta, evidentemente te ti stai approcciando a un campionato come il nostro praticamente senza lunghi, o col solo Hao è poco. È troppo poco vai sotto ti passano tutti sopra e sei collegato e, e, e legato mani e piedi alle triple all'invenzione di nico Mannion. ma il fatto che nel secondo quarto varese abbia messo sotto bene una squadra come tortona davanti di 10 ma proprio in scioltezza ti fa capire, secondo me, tutto sommato come impostazione di idee generali di pallacanestro funzionerebbe. Se metti sotto bene Tortona, ce ne poi di squadre che, che, che ti battano eh, in Serie A. Il problema è che è durata un quarto. Perché? Perché Nico Mennion ha giocato in quel modo lì un quarto. Poi è tornato sulla terra, ha fatto una partita incredibile Nico Menion. Ma non puoi pensare di poter giocare sempre come lui ha giocato il secondo quarto. Nel secondo quarto era Pozzecco, era Pozzecco ai tempi dei Roosters Varese con i capelli rossi. E però Pozzecco poi accanto c'aveva Meneghin, c'aveva Santiago, insomma eh, e la squadra c'era tutto sommato intorno a, intorno a Pozzecco. E qui intorno a Nico Menion eh, abbiamo delle grosse difficoltà. E io non voglio neanche pensare a quando eventualmente Nicomagnon ne potrebbe salutare la compagnia, anche in corso di stagione, perché come sapete questa è una mia paura lavica, che, che nessuno mi, mi farà mai andare via. Comunque. Ehm, poi c'era Roz 12 che si era abbonato 34esimo mese. Saluto, ringrazio di cuore. Dice: Ci avete un saluto. Vai pure un argomento a piacere. Ma in realtà argomenti a piacere nelle live, LBA, più che altro, sono le squadre che dobbiamo, no? di, di cui dobbiamo ancora trattare. Eh, si è parlato di, di, di Varese, si è parlato di. Tortona, ehm, vabbè, finiamo il discorso di Tortona, così poi almeno non, non ci, ci torniamo sopra. Tortona, al di là di Hus e dell'asse play pivot con Kamagate, nella partita contro Varese ha fatto esordire anche Goram. E questo è un giocatore che io seguo molto da vicino e con molto interesse perché può essere quello che mancava l'anno scorso perché è un giocatore che ti fa il 4, ti fa il 5, va bene al rimbalzo, è molto mobile, c'ha mano, ti può allargare anche il campo, mette palla per terra, è un po' un, un, un all-around a 360 gradi, chiaramente era ancora reduce da problematiche. non era il vero Goram, però comunque si sì, è avuto un impatto, la partita lo aiutava perché come si è detto Varese i lunghi non ce l'aveva però nel momento di, della rimonta di Tortona lui secondo me è stato uno di quelli che ha dato il là chiaramente insieme a Kus ora non è che Kus potrà sempre fare solo canestro come ha fatto nella partita di sabato perché sabato a un certo punto era impressionante lui alzava la mano erano due punti tre punti no, no, per quanto sia un ottimo giocatore però sbaglierà dei tiri va bene se guardate le statistiche di Hus della partita di sabato, dice, vabbè, però ha tirato molto bene, ma niente di incredibile. Ha sbagliato tutti gli ultimi. A un certo punto lui era tipo al 100% dal campo. Cioè, poi in fondo ha sbagliato tutti, tutti gli ultimi, ma è, è stata una partita incredibile e impressionante da parte di Hus. Ma quello che mi ha impressionato soprattutto non è questo, perché ripeto, ci saranno poi le partite dove non farà canestro. Sono le scelte, sono le letture, il timing... Eh, quello è le, sono le stigmate proprio de, 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 del Plemer, eh, su quello non, non, non ci puoi fare niente, quando io dico che Plemer no, non ti ci puoi improvvisare perché si vede, e eh, quello è, cioè anche De Negri ha giocato Plemer, ma si vede che non è un Plemer, lo si è visto palese, così come si è già visto palese, sempre appunto a proposito di Sortona che in questa stagione la stagione di Denegri sarà completamente buttata al vento perché nel ruolo di playmaker tra Cus e Baldasso la situazione è ben più che coperta, in guardia comunque sì, a Vital gioca la maggior parte dei minuti, Candy è più abituato a De Negri a avere quel ruolo lì, De Negri ha buttato via completamente la stagione incredibile che aveva giocato l'anno scorso a Cremona, però ormai su questo siamo abituati e quindi non ci fa manco più specie, eh? purtroppo, purtroppo, devo dire. Però... Tortona, Tortona, molto, molto bene. Per ora mi sembra, eh, dopo, dopo le prime due, mi sembra la squadra un pochino più temibile insieme a Trento. Alla lunga, eh. ipotizzando poi, in questo momento sta giocando benissimo anche Trieste, sta giocando benissimo, anche, però, alla lunga, no? Secondo me, vedremo. Poi c'era Roz 12 che aveva regalato non uno ma due abbonamenti. Lo saluto, lo ringrazio di cuore. Spero che possa servire anche questo a fare un pochino di classifica per, per il torneo dei Sab che tornerà come sempre sabato. Nel frattempo, grazie, grazie mille. E poi c'era Dinamo Sassari 05, ventesimo mese. Saluto, ringrazio di cuore. Ciao, vedo. Siamo a 20. Parliamo di Dinamo. Non so se essere più amareggiato o arrabbiato. Questa squadra non gira e, sinceramente, mi fanno venire tutti il volta a stomaco. Comunque, urgente cambiare Renfro, che mi sembrava buono, e Bibbins. Persistono i problemi di settimana scorsa e ancora Veronesi non gioca. Sinceramente, questo gruppo di italiani non mi piace per niente. Comunque, visto che già. È ancora free agent perché non si fa un cambio lui è al posto di Bibbins. Allora, Dinamo Sassari, secondo me c'è molto da dire sulla Dinamo Sassari. Eh, partiamo da un presupposto contro Milano. Non, 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 non potevi vincere, non dovevi vincere, non, ci sta a perdere contro Milano. Il problema non è, anzi, dovevi proprio perdere. Il problema non è perdere contro Milano, il problema è come ha perso la Dinamo. Cioè, di fatto, senza mai minimamente opporre nessun tipo di resistenza. E questo è un grosso problema perché fa il paio anche con la partita d'esordio della Dinamo e con quello che si è visto anche nelle qualificazioni in coppa. Ora, questa squadra, ormai si può dire perché cominciamo ad aver visto un po' di partite, è stata creata su un'idea che secondo me è anche condivisibile di avere in quintetto due giocatori molto scafati, molto esperti, con delle qualità anche molto importanti per il nostro campionato, come Benzius e Sokoloski. E... Ci sta, perché ripeto, sono due giocatori che nel nostro campionato ti possono fare la differenza. Sokolowski l'ha fatto nella prima giornata, Benzius ancora non l'ha fatto, ma Benzius lo si conosce e poi deve recuperare un attimino di feeling anche col parquet. Ci sta strutturare una squadra avendo due quinti del quintetto con giocatori di questo tipo. Il problema è che entrambi hanno una grossa mancanza, che è... L'atletismo, la verticalità, la rapidità, la velocità. E quindi, per poterteli permettere, ti danno tanto dal punto di vista tecnico, ma per poterteli permettere dal punto di vista fisico, hai bisogno di avere in quintetto almeno altrettanti giocatori che abbiano un impatto fisico sulla partita. Uno è Fobbs, e ci sta, e va bene. L'altro dovrebbe essere Renfro, sulla carta, per gli esterni. E per i lunghi il problema è che Renfro in questo momento è completamente fuori di cervello ora Renfro non è un fenomeno però non è neanche questo giocatore qui completamente avulso dal contesto che si è visto in queste due partite perché è questo giocatore perché e qui veniamo abbiamo risalito la corrente tipo i tonni e ora veniamo al, al problema fondamentale Renfro è questo giocatore qui perché Bibbins non ha per niente in mano questa squadra Renfro non ha visto neanche un pallone al ferro in due partite. Siccome Renfro fa solo quello, è evidente che non fa neanche quello e quindi diventa un giocatore completamente inutile. Il problema di Bibbins quindi va a impattare sul rendimento di Renfro, il rendimento di Renfro va a impattare anche su quello di Sokolowski e Benzius perché Renfro era fondamentale per poterti permettere loro due e poi ci aggiunge il fatto che Fobbs comunque sia senza un giocatore che gestisce i ritmi e ha in mano il gioco cioè senza un playmaker diventa un giocatore di uno contro uno e anche ieri alla fine ha messo a posto le cifre in fondo alla partita quando Milano si è sdata giocando uno contro uno e si è visto che comunque le qualità ce le Ah, però così non ha impatto. Bibbins la cosa dove io perdo la testa è questa. La Dinamo, ora io non mi ricordo, non so andato a vedere perché tanto cambia poco. Io non mi ricordo se lui è stato il primo giocatore firmato o comunque il secondo o comunque giù di lì, ma mi ricordo molto bene, nitidamente che Bibbins è stato firmato a maggio a maggio quando ancora erano in corso i play-off del campionato scorso. Ora, se mi firmi un giocatore a maggio bisogna. Cioè, io, mi, vabbè, io lo posso accettare, però vuol dire che su quel giocatore lì te non solo sei strasicuro del rendimento che ti darà, ma è talmente forte che te hai paura che te lo prendano, che te lo soffino da, da sotto il naso e quindi lo firmi il prima possibile, addirittura a maggio. Non mi puoi sbagliare completamente un giocatore firmato a maggio. Se mi sbagli completamente un giocatore firmato a maggio, secondo me il general manager dovrebbe pagarne le conseguenze. Questa è una mia opinione personale. Perché non l'hai firmato a metà d'agosto? Se me lo firmi a metà d'agosto, eh, io posso anche dirti: eh, Oh, eh, non si è trovato niente di meglio. Si è preso questo che si faceva, si giocava senza e, e ci, ti ci posso accettare. Ma me l'hai firmato a maggio. A maggio, secondo me, è un grosso problema. È vero che Bibbins in Francia comunque sia era stato anche un bel giocatore e è vero che comunque sia Markovic l'aveva visto in Francia quando Markovic allenava in Francia molti dicono leggo e dicono eh, bah, il campionato francese eh, non, non è probante cioè non è un campionato all'altezza non puoi eh, prendere un giocatore che giocava bene in Francia perché da noi fa, farà schifo non è vero, secondo me non è vero. Cordignier giocava in Francia e secondo me giocava peggio di come invece ora sta giocando e, e ha giocato anche gli anni scorsi a Bologna. Quindi <ride> dipende dalle situazioni. Il problema è che Bibins è un metro e settanta quindi prendi un giocatore di 1,70 m. E per un campionato come il nostro deve essere un mezzo fenomeno, parliamoci molto chiaramente. Ci sono stati giocatori bassi, Marcus Green, Michael Jordan, però erano mezzi fenomeni. Se non sono mezzi fenomeni, a 1,70 fanno fatica. E siccome è il secondo anno consecutivo che il plemer titolare viene sbagliato, e questo è stato firmato anche a maggio, eh, secondo me bisognerebbe insomma, no? che, che, che qualcuno in questo senso ne pagasse le conseguenze. Questa è una mia idea personale. E ora ti dico la verità, io non sono per fare dei cambi troppo, troppo repentini, troppo immediati, eh, però, però Michael Jordan di Cantù, eh, io, io sono così anziano. Sì. Michael Jordan di Cantù, playmakerino di 1,60 m tipo Michael Jordan, con la fascetta. Vabbè, comunque, ehm, secondo me Bibbins ora come ora andrebbe cambiato perché se no rischi di ricalcare passo per passo la stagione dell'anno scorso. E quest'anno, però, secondo me rischi anche di più perché quest'anno sarà ancora più difficile salvarsi avendo visto le altre pretendenti. Quindi per me, per me la Dinamo non se lo può permettere di ricalcare la stagione dell'anno scorso e cambiare il playmaker a gennaio. Non se lo può permettere. Io lo farei subito e aspetterei a eh, dar via Renfro. Non perché sia particolarmente buono, ma perché secondo me con un playmaker vero che sappia far giocare la squadra, forse ti puoi permettere di non darlo via e siccome i soldi non sono infiniti eh, cercherei di concentrarli diciamo sul, eh, sul playmaker questa è un po' l'idea che mi sono fatto io sugli italiani eh, io continuo a pensare che il pacchetto di italiani sia molto valido in relazione a quello che c'era l'anno scorso perché l'anno scorso non c'erano italiani quindi qualsiasi cosa è meglio di niente però io devo sottolineare una cosa che Sarà un caso, sarà sempre il solito caso. Però le squadre in cui giocano tanti minuti con delle responsabilità e un ruolo importante, Tambone e Totè, fanno sempre fatica. Loro magari giocano anche bene, non è il caso di Tambone per ora, è il caso di Totè. Però le squadre fanno fatica. Succede una volta, succede due volte, succede tre volte. Io un, un pensiero in questo caso lo farei. Non per voler... Però, secondo me, Totè è un giocatore che non può essere il centro titolare in una squadra di Serie A e Tambone, secondo me, non può essere un giocatore di Serie A. Questa è la mia idea. Se lo, la sapete, perché l'ho detta tante volte, eh, Tambone può essere un, un gran bel giocatore di A2. Anzi, secondo me, quella è proprio la sua dimensione. Lui lì ti può fare anche la differenza. Però, però Serie A... Ma io questo l'ho detto, so, so anni che, che lo dico, anni che lo dico. E, e anzi, poi siccome ogni tanto Tambone tira fuori la partita alla Fabio Mianne in cui fa canestro da tre, la gente dice, eh, ma Tambone, ta Tambone, tira a tre e quando è in serata fa canestro, ma è troppo poco questo per, per giocare in Serie A. E guarda che anche Volte Tenzai non è lontano eh, da questa situazione, ma insomma, poi, poi ne parleremo il nuovo Cruzlin, io mi auguro di no, nel senso che Cruzlin ci è rimasto una vita a scroccare il posto. Vedremo. Ehm... Poi abbiamo Giovanni Freda che si era abbonato, 25 mese, saluto, ringrazio, buonasera Edo e chat, sono sempre più preoccupato per la mia Napoli, queste due prestazioni non mi hanno convinto per niente, ho seriamente paura che quest'anno si scenda. Mi dai un tuo parere? Allora, io ribadisco il fatto che, che dico dall'inizio e, so, e cioè che eh, non sono d'accordo, lo dico tutte le settimane perché... È una cosa che mi colpì quando la disse e, e siccome io criticai questa, questa cosa che disse Milicic, fui criticato per aver criticato. Però, ribadisco, secondo me non esiste che questa squadra sia più forte di quella dell'anno scorso, come invece disse Milicic. Detto questo, il problema fondamentale di Napoli in questo momento è che sta regalando almeno, almeno, due americani, che sono Hall e Williams. Hall soprattutto, ma anche Williams. Nessuna squadra del nostro campionato che non sia Milano o Bologna, si può permettere di regalare due stranieri in questo modo. Milano e Bologna, in, in teoria, se lo possono permettere perché li mettono in tribuna e quindi no, gli altri poi giocano bene, magari. Però gli le altre, nessuna se lo può permettere. E la mia idea è che in questo momento manchi proprio della qualità, tant'è vero che l'unica partita. Veramente buona e veramente convincente che ha fatto Napoli è stata quella di Supercoppa in cui Copland ha fatto 30 e ha fatto sempre canestro. Però poi quando Copland non ha fatto 30 è mancata la qualità, sono mancati dei punti e mancato del talento perché regali degli stranieri eccetera eccetera. Eh, però questo alla lunga può diventare un problema perché se sei troppo attaccato a un solo giocatore, anche se quel giocatore è Nihomannion, è un problema, figurati se è Copland, che è un bel giocatore, ma tra, tra Menion e Copland io continuo a preferire Nico Nihomannion per dire, no? Quindi, quindi questo, questo, questo vediamo. Poi sì, ci, ogni tanto vedi delle belle cose, vedi che Pangos comunque sia, ha, ha un'idea di quello che può essere il playmaker, tu ieri hai giocato una bella partita. Però eh, volete dire senza e vuol dire senza e Hall e Hall, Williams e Williams. Copland ha delle serate in cui non fa canestro e arrivi in fondo ti manca della roba, ti manca tanta roba. Non c'è una riserva di te. Anche questo è un limite strutturale di questa squadra non di poco conto. Menning, sì, sì, sono so tanti. Ora io ho citato Hall e Williams, ma anche Menning è su quella strada lì. Cioè, ora voi mi dovete dire riassumendo molto semplicemente, un giocatore preso da Napoli quest'anno che veramente voi vorreste dire, vorreste avere il prossimo anno, voi tifosi di Napoli. Cioè, questo giocatore l'abbiamo preso, è forte, l'abbiamo azzeccato, lo, lo vorrei in tutti i modi il prossimo anno. Forse qualcuno può dire Hopland per la partita, che è, però per ora, e quindi se fai un mercato di questo tipo, poi, poi è un problema. È chiaro che siamo all'inizio, per cui bisogna dargli tempo, però la mia sensazione è proprio che manchi della qualità. Eh, io questa, questa sensazione qui l'ho avuta nello specifico in due squadre, Napoli e Cremona. Se posso dire Cremona in maniera ancora più grave, poi dopo ne parleremo, Cremona manca proprio tanta qualità, Napoli manca qualità, a Cremona manca tanta qualità. Ti dirò che forse, forse questo problema non ce l'ha Pistoia ed è incredibile perché sulla carta Pistoia non aveva niente, ma vedendola giocare Cremona e Napoli hanno più carenza di qualità rispetto a Pistoia. Quindi ecco, co come intervenire? È difficile. Sicuramente serve un lungo di qualità e probabilmente serve anche un esterno di qualità. Vedete voi chi tagliare, visto che nessuno in questo momento mi ha scaldato particolarmente il cuore, tagliate chi volete, ma eh, capito, cioè, questo è un po' quello che io direi alla società. Vediamo, vediamo, vediamo. Per ora le sensazioni non, non, sono, non sono positive, non sono positive per niente. E io Napoli l'avevo messa abbastanza bassa nel ranking, ero stato criticato per questo. Per ora, per ora non, 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 non mi rivedo, ecco, non, 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 non mi sento di rivedere la mia idea iniziale. Però è molto presto, eh, ragazzi. Quindi, anche ora, io in alcune situazioni sto dando dei giudizi anche be belli pesanti, belli tranchant, però ricordiamoci sempre che siamo alla seconda giornata, ne mancano 28. Quindi anche le situazioni più incredibili e disperate fanno in tempo a essere rivoltate completamente come un calzino. Quindi andiamoci out. Poi c'era Pochi Jom. No, poi c'era Sergei. So, no, neanche sì, non lo so, mi sono perso completamente. Eh... No, sì, c'era Sergei Sokolov, 69, ventunesimo mese. Saluto, ringrazio. Ciao, Edo. Domanda per Cremona: sarebbe addirittura auspicabile un cambio in panchina visto il sistema di minutaggio di Havina? Ieri si è dilapidato 10 punti di vantaggio entrando nell'ultimo quarto. Fa male. Cremona ha due problemi, così completiamo il discorso. La mancanza di qualità, perché in teoria il giocatore di riferimento, il giocatore... Ho saltato uno? Ho saltato uno? Ho saltato sport aperto? Ho saltato sport aperto? Chiedo scusa, ormai finisco Sergei Sokolov che l'ho cominciato e poi torno indietro a sport aperto. Mi sembrava di aver ave perso la, la linea, però sai, insomma, T torno, arrivo, sport aperto, chiedo scusa, finisco con Sergei Sokolov. Dicevo, manca della qualità a Cremona perché in teoria il giocatore qualitativamente più, più, più importante avrebbe dovuto essere Tajon Jones e in realtà si sta dimostrando almeno in questo momento, non a livello del campionato italiano, dico almeno in questo momento perché io l'ho visto giocare in altre situazioni, in altre realtà, in altri campionati, e secondo me è un bel giocatore, però eh, poi non sempre le cose funzionano quando cambi squadra, cambi stato, cambi campionato, a volte le cose non funzionano, anche se te sei un bel giocatore, e, e tutti gli altri onestamente secondo me manca della qualità, in maniera importante. Forse in maniera ancora più importante rispetto a Napoli, dove già manca della qualità. Quindi, questo, questo è un primo problema. Il secondo problema è il platoon system. Io lo dico dall'anno scorso. Secondo me, l'anno scorso Cremona ha fatto una grande stagione. Ma se Cavina non avesse giocato il famoso platoon system si sarebbe tolta ancora più soddisfazioni. Spiego che cos'è il platoon System. Tutti i 20 minuti, cambi continuati e nessuno riesce mai a prendere ritmo. Questa è la mia visione del platoon System, che è la rovina della pallacanestro. Chi invece lo ama e lo apprezza, dice no, ma in questo modo te non hai mai giocatori stanchi perché è un cambio continuo, nessuno viene mai forzato. Io non ci credo a questa cosa qui. Perché... Questa, questa è la mia teoria basilare del, di vita della pallacanestro. I giocatori vanno responsabilizzati perché un giocatore responsabilizzato entra in ritmo e quando è in ritmo rende per 10 volte rispetto a un giocatore normale. Vi faccio l'esempio di Mefiondu. Mefiondu. Quando ci sarà Tessitori in palla, sabato Tessitori si è scavigliato dopo poco e quindi ha giocato tutto il tempo Mefiondu, quando ci sarà Tessitori in palla giocheranno 20 e 20 e avranno un rendimento medio. Sabato Tessitori si è scavigliato, Mefiondu ha giocato tutta la partita, ha avuto un rendimento decuplicato. Tutti i rimbalzi finivano in mano, ma perché? Perché era in ritmo. Un giocatore in ritmo ti rende 10 volte di più, anche se gioca da solo rispetto a quando giochi 20 e 20 con un altro. Nel platoon system giocano tutti 20 e 20, è un disastro, nessuno entra in ritmo e infatti nessuno è entrato in ritmo anche nell'ultima partita. L'anno scorso la cosa ha funzionato comunque perché c'era un livello qualitativo soprattutto del pacchetto di italiani molto superiore alla media delle dirette rivali per gli obiettivi di Cremona. Siccome quest'anno non è più così, io vedo molto male se questa squadra non aggiunge della qualità e se Cavina non smette di giocare Platon System. Io la vedo molto male. In questo momento non, non c'è un giocatore interessante a Cremona. Qualcosa di Ebois, qualcosa in questa partita, ma non nella prima di Corey Davis. Ma è veramente troppo poco, è veramente troppo poco. Anche giocatore, un, un giocatore forte che ha Cremona che è Tariq Owens, non vede un pallone alzato, non, non vede. Eh, quindi non è, non è sembrato molto diverso dal Renfro. Tariq Owens nell'ultima partita ma perché quei giocatori lì se non gli metti un pallone al ferro eh, ogni tanto pigliano un rimbarzo però finisce lì questa è un po' la mia, la mia idea e è sembrato un giocatore Conti non solo è sembrato un giocatore ma a un certo punto era in delle pezze oh, tutto sanguinante tra l'altro posso dire ora io capisco ma Almeno l'avevano fasciato con il nastro isolante, con lo scotch da pacchi a un certo punto. Il mio nonno si fasciava le ferite con lo scotch da pacchi. Non so perché l'avevano... Boh, vabbè. Comunque, questa è un po' l'idea. Secondo me Napoli e Cremona eh, devono investire sulla qualità e sul mercato e Cremona deve cambiare... Idea di gioco Cavina deve cambiare idea di gioco, se no, effettivamente rischiano molto più di Pistoia. Per esempio, che pure all'inizio dell'anno era nettamente la più inguaiata di tutte. Nettamente, Sassari deve cambiare playmaker. Questo è un po' però. Ora poi ci arriviamo. Sport aperto di per l'appunto. Lo saluto, lo ringrazio, mi scuso, ottavo mese. Campo aperto è il migliore, anche se si dovrebbe tenere più in forma. Non freccette, più sport seri. Basta camicie da preti, più divise sportive. Basta gobert, più veri difensori. Hai detto quasi tutte cose giuste, devo dire. Quasi tutte cose giuste, e, però, è tutte cose irrealizzabili. Forse la camicia possiamo sistemare. Su tutto il resto abbiamo delle grosse difficoltà. Parlando di basket, grazie per aver pronosticato Milano contro Trieste settimana scorsa. Ho scommesso su Trieste. Altri pronostici per me per il resto sei migliore, ma fare i pronostici manca solo il pendolino. Ma Pedrucci, dove sta? Ha già vinto le elezioni? Allora io vorrei a parte tutto avere un riscontro perché tutte le settimane voi mi fate fare i pronostici, io li fo. Poi, però non me li ricordo e non so come sono andato. Vorrei capire perché magari potrei avere un talento nascosto e sto perdendo dei soldi perché non scommetto. Oppure magari fo schifo e quindi fa bene risparmiare i soldi. Fatemi sapere che qualcuno si prenda la briga di scriverli i pronostici che io faccio e poi mi dia un resoconto. Perché devo saperlo. Anche voi dovete saperlo. Perché se c'è secco, capito? Eh? ho sbagliato Treviso, vabbè, 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 vabbè comunque, vorrei avere magari su più giornate per farmi un po' una, una idea, e, e Petrucci, Petrucci per ora è sparito, io aggiungo, Potrei aggiungere un fortunatamente non si sente da un po', però fortunatamente è così, opinione mia personale, non, non, non lo si sente da un po'. E, il problema è che non si sente lui, non si sente Valori, non si sentono programmi e quindi... ma? Cioè, non manca troppissimo ormai alle elezioni. Io vorrei, mi piacerebbe che in questo periodo impazzassero i programmi, le idee, le innovazioni... E invece, ma, non lo so, non lo so, mi sembra, mi sembra la divina provvidenza, perfetto. Eh. Posso dire che fino a questo momento l'unica idea che è venuta fuori è le squadre B, che per me è una boiata, ma questa è una roba mia, al di là, questa è un'idea mia, però quantomeno è un'idea. A prezzo, però è l'unica, è un po' poco, cioè se il nostro fosse il campionato numero uno in Europa, la nazionale facesse incetta di medaglie d'oro e, e, e i nostri giovani fossero nel, nei, in lista nei prossimi draft a riempire tutti i draft dell'NBA dei prossimi anni, ti dico vabbè, una sola idea, è certo, che vuoi cambiare? Stiamo dominando, dobbiamo soltanto cercare di mantenere il più possibile. Ma siccome su tutti e tre questi fronti facciamo schifo, secondo me ci vorrebbero tante idee. Mi sbaglio? Vabbè, ehm... per salvare la specie in estinzione di Haruso. Dopo parliamo anche di Haruso, ragazzi, perché io sono stato... Lo voglio parlare ora. Io sono stato criticato ampiamente per la mia idea de, 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 che, che poi riassunta è che i giocatori devono giocare, va bene? Quando io dico, e ho detto anche settimana scorsa, che i giocatori devono giocare, sono stato criticato perché ormai si deve giocare poco, bisogna avere squadre di 20 giocatori, eccetera, eccetera. Ora, Guglielmo Caruso ha 26 anni, tipo, una roba del genere. È stato messo in campo l'altro giorno non, non aveva neanche non sapeva neanche più che sport gioca perché non gioca più so due anni che non gioca più è normale che sia peggiorato non solo non è migliorato come ci vorrebbero vendere mi vorrebbero vendere quelli che mi vengono a dire ma si allena con quelli forti. Ma, ma gioca l'Eurolega, guarda l'Eurolega, guarda l'Eurolega! e si allena con quelli forti, ma eh, anch'io mi posso allenare con quelli forti, continua a fare schifo. Lui è peggiorato rispetto al giocatore con ottime prospettive che era nell'ultima stagione di Varese, è peggiorato e quando uscirà dal tunnel della panchina di Milano e, e troverà un'altra squadra che ci punterà, ci vorrà una stagione per farlo tornare a essere un giocatore. Questo è il grosso problema. ma lo ripeto un'altra volta perché, sennò poi non è una colpa di Milano. Milano prende Caruso, prende Bortolani, prende Flaccadori e gli rovina le carriere perché è costretta dalle regole. Se potesse, non lo farebbe. Perché, anzi, per via di, questa, di queste regole qui, di questi italiani che deve prendere, spende un sacco di soldi e non ha giocatori sufficientemente validi per l'Eurolega. Quindi non ci si diverte Milano a fare questo. Lo fa perché lo deve fare perché le regole sono sbagliate, ma le idee non ci sono per cambiare le regole da chi viene eletto alle prossime elezioni. Quindi io non, non so com, come ne usciremo, sinceramente. Perché le prospettive non sono belle, se, se posso dire la mia. Però siamo in pochi a dirla eh? così, credetemi. Siamo molto pochi e non siamo neanche molto simpatici, comunque potrebbero iniziare a prendere i giocatori dal vivaio sai poi bisogna anche vedere perché cioè, tutti sono stati giovani va bene però i giovani che poi sono diventati fenomeni eh, venivano buttati in campo e venivano fatti giocare e è lì che sono cresciuti è lì che, che, che hanno fatto esperienza e che sono diventati campioni Bodiroga se all'inizio della carriera, anziché essere preso e lanciato titolare, avesse fatto cinque anni di panchina perché era giovane, che ne so io se poi sarebbe diventato Bodiroga? Perché Bodiroga aveva, era, era un genio totale assoluto e uno dei giocatori più forti della storia della pallacanestro mondiale, non europea. Mondiale. Però aveva dei limiti, era lento, era molto lento. Quindi se i primi anni di carriera, quelli dove è diventato Bodiroga, li passava in panchina, io non lo so che strada, che strada non sto dicendo che Caruso sarebbe diventato Bodiroga, ci mancherebbe altro. Però anche quei, quei poche, pochi elementi di qualità che ogni tanto abbiamo, noi li perdiamo, tutti li perdiamo, perché li mettiamo a fare panchina. Comunque. Ehm, sono nato con la amicia sulla sedia. Con tutte le conoscenze sul basket. Esatto, è andato esattamente così e, e senza capelli. Ehm, detto ciò, ci abbiamo. Eh, dove siamo arrivati? Ci abbiamo pochi giom che si era abbonato e con l'ipocondria galoppante, galoppante. Lasciamo perdere. Ho passato delle giornate ultimamente. Eh, decimo mese, pochi giorni sono sotto psicofarmaci e, 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 e in cura da, da, da terapeuta, lasciamo eh? fare. Comunque, eh, pochi giorni. Decimo mese, che mi sono dimenticato ora? I pronostici, ah, vabbè, i pronostici si fanno dopo. I si fanno dopo. Eh, ma qualcuno me l'aveva chiesto? No, non me l'aveva chiesto nessuno. No, no, non me l'aveva chiesto nessuno. Quindi si, si, fanno, si fanno dopo, ehm. Ah no, altri pronostici per me. In effetti Sport Aperto l'aveva chiesto. Allora interrompiamo, interrompiamo e facciamo i pronostici. Quando, quando è giusto, è giusto. Quando è giusto, è giusto. Sta suonando il deumidificatore pronostici per la terza giornata che si giocherà praticamente tra una settimana, capite? Io già non ci azzecco di solito, qui ci sono tutti gli infortuni che, che <ride> mi scuso poi giorni, e oggi è un disastro, eh? ci sono tanti argomenti il problema di queste live del lunedì è che ci sono un sacco di argomenti e quindi, capito, è un problema c'è una settimana di tempo, si devono rompere tutti ci, magari qualche squadra comprerà anche qualcuno sul mercato, insomma quindi, eh, però si fanno uguali. Sabato si gioca Tortona contro Trieste. Secondo me sarà una partita bellissima, quella che io aspetto con più ansia del prossimo weekend, perché sono due squadre molto forti che stanno giocando molto bene. Dico Tortona solo per il fatto che gioca in casa, però sarà, secondo me, la più bella partita della giornata. Giornata in cui c'è anche Venezia. Bologna. Ma mi aspetto una qualità minore. E dico Bologna. Perché in questo momento Venezia purtroppo eh, non può stare in campo. Perché eh, si è rotto tessitori. Si è rotto Manford. Si è rotto Parks. Si è rotto chi, chi altri. Cioè, sono tutti rotti. Praticamente. Non, non c'è possibilità di poter giocare. E quindi dico Bologna. Reggio Emilia. Treviso. <says> Se non mi sbaglio, Reggio Emilia questa settimana non gioca il turno in coppa, quindi avranno una settimana per prepararla. Dico Reggio Emilia, però poi dopo bisogna parlare ampiamente di Reggio Emilia, perché c'è tante cose da dire. Sassari Napoli, auguri, auguri, anche a me che la dovrò vedere. E mh, alle 12. Tra l'altro, dico Sassari solo per il fatto che giochano a Sassari, ma non sono per niente convinto. Trento-Varese a Trento, specialmente, dico Trento. Milano-Brescia a Milano, dico Milano, però mancherà sicuramente Nibo, insomma, dico Milano, ma mh, non sono tanto convinto. Cremona-Pistoia. Dirò Cremona perché giocano in casa, ma guarda che, guarda che. E poi perché di Pistoia bisogna dire delle cose dopo. E... Trapani scafati, dico Trapani, e... dico Trapani. Non ci dovrebbe essere Galloway, quindi dico Trapani, poi dopo si parla anche di Trapani. Pohijom, po finalmente decimo mese, saluto, ringrazio di cuore. Ciao Edo, ce l'hai fatta. Vedi che ce l'ho fatta, perché sapevi già che ti avrei, avrei schippato un sacco di volte. Non lo so, eh, ho ceduto e sto iniziando a seguire la LBA. Oh, era questo che ce l'ho fatta. Bene, sono contento. Grazie, grazie, grazie. Eh, mi servirebbe però una squadra da tenere come faro. E da come ne hai parlato settimana scorsa, Trieste sembra faccia per me. Ti andrebbe di presentarmela un po'? Buona live, assolutamente, anche perché Trieste è una delle squadre no? sulla quale io mi sono esposto di più d'estate. Ho detto per me sarà la sorpresa della stagione e per ora ci ho azzeccato mi piace mi piace molto come gioca Trieste perché si sono piegati al gioco di Colby Ross e Markel Brown e questo è il risultato cioè giocano una pallacanestro veloce frizzante come quella che vorrebbe giocare Varese e chi giocava Varese ai tempi di Colby Ross e Markel Brown e, e i risultati stanno arrivando Chiaramente, quando giochi così devi accettare il fatto che Markel Brown, ieri, abbia fatto 35 punti o quanti ne ha fatti. E poi ci saranno invece delle serate in cui non farà mai canestro. Devi accettare il fatto che Colby Ross faccia delle giocate incredibili e poi ti perda due palloni consecutivi in maniera banale e stupida. Lo devi accettare, lo devi mettere in conto perché alla fine della fiera pensi che tu ci possa fare un guadagno. E per ora, Trieste. Ce lo sta facendo. Mi sta piacendo molto Juthof, che non ha numeri incredibili, ma è giocatore ovunque. Mi sta piacendo molto Valentine, che tutto sommato sta, diciamo gra grazie a questo fatto che Trieste gioca in scioltezza e che sono consentiti gli errori a Trieste. Questa è la caratteristica fondamentale. A Trieste sono consentiti gli errori. Lui riesce a prendere ritmo, riesce a stare in campo, riesce a sbagliare e poi a fare anche bene alla fine della, della partita. Ha guadagnato e ti ha dato un grande impatto. Per ora su Johnson ho qualche perplessità in più ma è anche vero che non sono state le partite di Johnson, secondo me quando arriveranno le sue partite il giocatore è molto più che valido per il nostro campionato e quindi riuscirà ad avere un impatto e poi tutti noi ci stiamo dimenticando una cosa che in realtà è fondamentale per questa squadra, manca Reyes, non so se vi ricordate l'impatto che aveva Reyes ai tempi di Varese giocando da 3-4 tattico. Se a questa squadra qui, che ora è prima in classifica, tra parentesi, ma siamo veramente solo a due giornate, ci aggiungi un Justin Reyes in forma nel motore, ragazzi, questi fanno paura a tutti. Non vinceranno, non possono vincere niente ovviamente, però su singola partita in stagione regolare fanno paura a tutti. E a Trieste quest'anno si stanno divertendo e secondo me si divertiranno sempre di più. È una delle squadre che gioca il basket più divertente della, della, della stagione. Quindi bene, io non penso che possano neanche ambire alla Coppa Italia perché poi su singola partita, magari mettiamo anche il caso che arrivi in finale, hai bisogno della partita della vita di Holby Ross e di Markle Brown. È difficile che becchino proprio la partita della vita tutte e due in finale senza sbaglio. È difficile, è difficile. Però, però non mi stupirei se questa squadra arrivasse in fondo con un record molto importante e facesse playoff in scioltezza, tranquillamente. E eh, soprattutto non mi stupirei se alla fine dell'anno i tifosi di Trieste dicessero: Questa è stata la stagione in cui ci siamo divertiti più di sempre. Mi aspetto questo da Trieste. Poi c'era Tommaso Marta, sempre negli abbonamenti, tredicesimo mese, saluto, ringrazio, ma Mennion che alza la tabella per caudirici capirà come esistere difensivamente? Secondo me no. Ma no perché è stupido o perché, perché quel tipo di giocatore lì, secondo me, non, 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 non sarà mai un grande difensore. È troppo stoppatore, è troppo atletico per poter essere un grande difensore. Per essere un grande difensore, una delle caratteristiche fondamentali che devi avere è la prudenza. Spesso la cosa migliore che può fare un difensore è essere prudente. E quando però hai quei mezzi atletici e quell'istinto per la stoppata, non puoi essere prudente, perché chiunque si avvicini al ferro, te, ti senti consapevole di poterlo stoppare e quindi vai e cerchi di stopparlo. Così facendo però la maggior parte delle volte, ma, ma, per una stoppata che fai, tre volte lasci solo uno sotto canestro e ti stiaccia nel capo. Quindi non sarà mai un grande difensore, sarà un grande stoppatore, sarà un grandissimo atleta e un giocatore del nostro campionato può fare benissimo, però c'è bisogno di un altro centro che gli copra le spalle, che sia un grande difensore senza essere un grande atleta perché c'è già lui e ti saltano il capo. Eh, però ecco, non mi aspetto che possa diventare un grande... anche perché ha un'età, se non vado errato. Eh, cioè, a vederlo giocare così, uno dice, ma questo ha 18 anni, perché salta così? In realtà, secondo me, ha un'età, ora te lo dico, c ha 25 anni, c ha 25 anni. Quindi a 25 anni non impari più a essere un grande difensore. Puoi migliorare come giocatore, anche come difensore, ma un grande difensore non ci, non ci diventi più. Poi c'erano degli altri bits, c'erano degli altri bits che proviamo a recuperare, aspetta eh, allora c'era, ho un problema X: 150 bits, saluto, ringrazio di cuore, cosa non funziona a Sassari e a Venezia, è una coincidenza che Mefiondu domina però Venezia non vince? Allora, in questo caso non è che è una coincidenza, è che nel deserto dei tartari che è la Reier, lui è quello che in questo momento sta venendo un pochino più fuori. Eh, però è chiaro che in questo momento è abbastanza da solo, e poi comunque è un giocatore ingombrante, eh? quindi se Mefiondu fa 40. È difficile che la sua squadra vinca in scioltezza, può vincere, ma è un giocatore ingombrante in questo senso. Per fare 40 a Mefiondu vuol dire che la squadra ha delle difficoltà offensive, se no banalmente non li farebbe... No, 40 punti, insomma 40 di valutazione, ma tanti punti, se no non li farebbe. Quindi questo è un primo punto. Eh, Venezia rispetto a Sassari ha la scusa che sono veramente tutti rotti quelli importanti però è anche vero che quando torneranno e saranno tutti lì ci sarà il problema di gestirli e di evitare il 20. 2020 quindi insomma ora c'è bisogno che qualcuno torni perché sono veramente tutti rotti ma se tornano tutti paradossalmente è peggio quindi nella mia idea ma poi vedremo eh, la cosa più preoccupante di Sassari l'abbiamo già detta è Bibbins e, 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 e però è anche paradossalmente, tra virgolette, più facilmente risolvibile, non è così facile perché lo devi tagliare e poi e, e devi prendere la decisione e Sassari. Sai qual è la cosa? E poi, oltre a prendere la decisione, poi lo devi anche sostituire bene. Però dicevo, ci pensavo oggi pomeriggio, secondo me, se a questo punto della stagione, oggi proprio, facessero una trade di dirigenze... Va bene? e quindi le squadre restano le stesse, ma la dirigenza di Sassari viene tradata con la dirigenza di Scafati, proprio i dirigenti cambiano, secondo me sarebbe la soluzione, perché Sassari ha bisogno di gente più interventista, che vada sul mercato a cambiare quelli che devono essere cambiati, la dirigenza di Scafati muah, è al bacio per questa cosa qui, e Scafati ha bisogno di gente che stia ferma, immobile, e, e la dirigenza di Sassari è perfetta per fare questa cosa qui il problema è che non si può fare uno scambio di dirigenze e quindi entrambe le dirigenze rischiano con l'immobilismo di Sassari e l'iperattività di Scafati di rovinare entrambe le squadre e entrambe le situazioni invece a Venezia dicevo la cosa più preoccupante forse di tutte queste perché dagli infortuni si torna è proprio il manico e la gestione nel senso che mi sembra abbastanza in difficoltà in questo momento spacchia... e non solo per gli infortuni... Eh, ci sono state delle decisioni... che lui ha preso nella creazione del roster... che io non ho condiviso per niente... tipo il fatto di continuare a insistere... a pensare che Moretti possa fare... il playmaker... e ora come ora... poi si è aggiunto anche la questione Manford... che ti dico la verità... secondo me... Eh, non è stata gestita bene... perché il fatto dell'infortunio di Manford poteva anche quasi essere un'opportunità, perché per quello che si è visto Manford non era il giocatore adatto per prendere il posto di Regentagher, però hai preso McGruder che è un pochino più solido di Manford, anche dal punto di vista fisico, è un pochino più concreto di Manford, ma secondo me continua a non essere il giocatore giusto per quel ruolo lì. È anche vero che nel nostro campionato praticamente McGruder non l'abbiamo visto, perché in realtà già ha già giocato, ma poi non ha messo mai messo i piedi in campo a Milano. Quindi. Però per il giocatore che è, che, che abbiamo visto, che ho visto altrove, secondo me non è il giocatore giusto. È un buon giocatore, un giocatore solido, concreto, ma questa squadra forse serviva dell'altro. Per il ruolo che fu di Rajon Tahir e che era così importante come pedina all'interno di un gruppo strutturato come quello della Reyer. Quindi va, cosa manca a Venezia? Ti direi un po' di salute, un allenatore e una guardia, al momento, poi vedremo. Chiaramente per gli obiettivi della Reyer della che sono molto elevati, non per fare una bella stagione, la bella stagione la fai però. Poi c'era Paolo, 19 74 07, 18, 100 bits. Saluto, ringrazio. Ciao Edo, sempre complimenti. Non so se si è parlato di Varese. Da una parte mi respinge perché ha problemi enormi, dall'altra mi attira perché subisco il fascino del bomber. Nico a 30 di media mi fa tornare ai tempi di Pozzecco e Mario Boni. Ma si sa che cosa ha fatto Ocheche? Io non l'ho capito. Ho sentito Iacopini dire che è alla fila di squadre che lo vogliono firmare. Italiano, discreto, figurati. Allora. Eh, io penso di saperlo, però non lo dico perché mh, mi è stato detto in confidenza. E siccome è una cosa personale, intanto non so se è vero, perché mi è stato detto, ma non, non l'hanno ufficializzato. E poi, siccome è una cosa personale, non, non mi va di, di dirla non sapendo che, se effettivamente è vera, eh, però è un qualche cosa che comunque sia, non si addice troppo a un professionista. Ecco, mettiamola, se è quello, mettiamola così. E, ma non mi stupisce perché purtroppo Oehe ha una maledizione addosso. Lui non lo sa, ma lui ha una maledizione di essere un centro italiano buono, potenzialmente. E quindi qualche cosa deve succedere. O si rovina con la testa o si rompe definitivamente, nel senso che non gli regge il fisico. Guarda, per lui, tutto sommato, preferisco rovinarsi con la terra, perché almeno è sano, sapete, io sono i Pondria, quindi no, eh, però questa maledizione c'è, il fascino del bomber lo subisco, lo subisco anch'io, è uno dei motivi per i quali, farei, insomma, la guardo sempre con una certa curiosità, perché io vorrei più squadre così, dove c'è un giocatore che veramente è forte e, 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 e ha in mano la squadra, chiaramente è rischioso perché se quel giocatore si rompe o se come si diceva prima gioca troppo bene e te lo portano via a suon di dollari è rischioso, però quanto bello era ai tempi in cui tutte le squadre avevano un giocatore leader e, e quanto bello è ora quando succede. Per me questa è la pallacanestro, poi all'interno della squadra ognuno ha i suoi ruoli e non è detto che quello che fa 30 è più importante del difensore da pochi minuti, tutti sono importanti allo stesso modo, però ecco, io, il, questa è l'antitesi del Platoon System per quel che mi riguarda, siccome io non sopporto il Platoon System mi piace la sua antitesi. Poi c'era Raffaele 100 bits Risaluto e riringrazio. Ed un piccolo aneddoto: sabato era a palazzo già prima delle 18 e i giocatori stavano arrivando alla spicciolata. Butto un occhio dentro il palazzo e Anthony Lamb era già lì a tirare. Mezz'ora dopo la partita, verso le 22:20, Lamb torna in campo, fa nuovamente tirare sul canestro e fa un'altra sessione di tiri tra i bambini. Non male per uno che si era rotto il tendine da Hille qualche mese fa. Ai ricordi di giocatori con questa mentalità di quando andavi a Palazzo, lì a Siena, più di uno in realtà, eh, però uno di quelli che mi è sempre rimasto impresso per questa cosa qui, più di tutti gli altri, era Verbza, Verbica Stefanov, playmaker vero, puro, dei tempi d'oro della menzana, eh, che aveva proprio questa, questa caratteristica, e... In relazione a Anthony Lamb non mi sorprende perché io lo devo dire, al di là di tutto, non so come andrà la stagione di Trento, non so come andrà la stagione di Lamb, non so se reggerà dal punto di vista fisico. Ma ho la netta sensazione che purtroppo ce lo godremo in Italia uno e un solo anno, se tutto va bene, perché questo è. Sono d'accordo con Galbiati quando d'estate ha detto questo è un giocatore speciale, questo è un giocatore speciale. Non, non puoi dire che è un tiratore perché non è un tiratore, non puoi dire che è un difensore perché non è un difensore, non puoi dire che è il giocatore più talentuoso del campionato perché non lo è, però è un giocatore che fa veramente tutto, tutto. Ha un'intelligenza sopra la media dal punto di vista cestistico, ha un atletismo sopra la media dal punto di vista cestistico, ha una mano sopra. Tutto... fa tutto e tutto leggermente sopra la media. È un bel giocatore, è veramente un bel giocatore. E penso che Trento abbia fatto un colpaccio, e mi auguro che almeno in questa stagione ci possa far divertire. Poi sul prossimo anno non ho, non ho aspettative perché so già come finirà. Poi c'era Gessan86, 100 bits, saluto, ringrazio. Zeredo, come va la gengivite? Eh, eh, è lunga, a ripigliarsi è lunga, ma, ma parecchio. Anche perché ti danno gli sciacqui da fare, col luttorio, apposta. Te stai lì le ore, ma è molto lunga. Poi ci mangi, ti ci, ci, ci lavi i denti e continuamente, quindi ri, ri, peggiori, disastro. Posso aggiungere due cose su Napoli? L'anno scorso eravamo troppo corti, forse quest'anno siamo troppo lunghi, nel senso che per spalmare il budget su molti giocatori ne abbiamo perso di qualità e in questo modo le gerarchie vanno a farsi benedire. Poi vabbè, in difesa non ci abbiamo proprio messo mano, non è che forse le idee del coach non si adattano alla qualità del roster o forse sono fin troppo cervellotiche? Grazie sempre. Allora, questo è un ragionamento che ha fatto Gesan su Napoli che visto che di Napoli insomma un po' si è già parlato, eh, posso dire lo attribuirei tanto a Napoli quanto a Pistoia in parte, perché il ragionamento di fondo è quello, Pistoia in questo momento ha sette stranieri e fa sorridere il fatto che Pistoia debba fare turnover, cioè una squadra che punta a salvarsi all'ultima giornata deve fare turnover, io non penso che sia mai esistita una cosa del genere. È chiaro che anche nel caso di Pistoia la cosa giusta era tagliare un giocatore e me prendere, mettere insieme i soldi del giocatore tagliato, più quelli di Cristone e prendere uno meglio di Cristone. Poi sapete che Cristone a me non è mai garbato particolarmente. Però, insomma, no? questo è un problema come quello di, di Napoli. Forse sì, c'è almeno un giocatore di troppo tra gli esterni, e forse manca un giocatore tra i lunghi, ma la qualità è tutta medio bassa dei giocatori che sono stati presi e Quindi come dicevo prima, secondo me manca proprio qualcuno che possa effettivamente fare la differenza. L'anno scorso erano pochi, ma il quintetto di Napoli spaccava perché Ennis, Brown, Tariq Cowens, Zubcic, Sokoloschi, tutti i giocatori che insomma nel suo, nel, nel ruolo, nel, nel fare facevano la differenza. Quest'anno chi c'è su quel livello lì? Che ti può vincere la partita da solo, perché quelli erano tutti giocatori che nel nostro campionato, una singola partita te la potevano vincere da solo. Forse Hopland, forse però è anche molto eh, altalenante come rendimenti e poi comunque uno solo è poco. Quindi, questo, questo in parte, in parte c'è e si applica anche a Pistoia. Che, però, poi, dopo si parla nello specifico bene di Pistoia, ti dirò: ma sorpreso! Poi c'era Dinamo Sassari 05 100 bits. Risaluto, ringrazio. E dovrei chiederti un commento sulle magliette della Dinamo che sono uguali a quelle dello Scudetto, e se sapevi che a fine stagione ci sarà la reunion dai 10 anni dello Scudetto, che ricordi e che squadra altro che quella di ora? Comunque direi che ce l'hai tirata bene a inizio stagione dicendo che avevi buone vibes. Infine, hai ragione nel dire che questi italiani siano più o meno buoni, ma sei sicuro di voler tenere Udom, Tambone e Veronesi per un altro? anno se continuano a non giocare allora io li terrei eh, sicuramente Udom e sicuramente Veronesi non terrei Tambone perché, perché sapete, detto anche prima quello che penso di Tambone però è chiaro che devono essere fatti giocare perché utilizzati così, tanto Udom quanto Veronesi, allora, allora veramente aveva più senso non avere gli italiani come l'anno scorso, perché magari risparmiavi dei soldi e li utilizzavi per gli stranieri. E se li prendi e li prendi buoni, perché per me Veronesi è buono e Udom è buono, poi li devi far giocare. Il fatto è che ora manca proprio... È può sembrare riduttivo e semplicistico dire cambi plemeher e risolvi tutto però guardate che io sono convinto rivendicando anche quello che dicevo in estate che questo roster non è malvagio non è tremendo cioè di Sokolowski si è parlato tanto bene due minuti fa della stagione dell'anno scorso a Napoli è lo stesso giocatore Fobbs, per il nostro campionato è un bel giocatore Alilovic come uno dei due centri è un bel giocatore Benzius lo si conosce, cioè questa squadra non è male. Il problema è che, non avendo un giocatore in grado di mettere in ritmo tutti gli altri compagni e di far esprimere il gioco, è come se avesse delle qualità questa squadra che, che poi non vengano fuori e, e alla fine il risultato è tanta, fa, solo tanta fatica. Eh, anche perché poi lo stesso giocatore che è Bibbins lo paghi difensivamente perché è 1,70 m. La soluzione secondo me sarebbe cambiarlo subito e bene. Il problema è che è probabile che venga cambiato tardi e forse anche male. Probabile, possibile quantomeno in base a quello che più o meno si legge, eh? in base a quello che più o meno dice e non dice la società. Vediamo, eh, io spero, spero che quantomeno si metta a mano al mercato prima dell'anno scorso, perché l'anno scorso poi ci fu la, la, la mononucleosi che prese, Witteher, insomma mille storie, mille problemi e di fatto la stagione di, 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 di Sassari finì lì, con quel cambio troppo rimandato. Poi fu anche preso abbastanza buono Jefferson. Si poteva fare anche di meglio, ma tutto sommato Jefferson era buono. Però fu preso troppo tardi. Le maglie sono belle: le maglie sono belle. Se posso, le maglie sono belle. Mi ricordano tanto di quella squadra che a distanza di anni io mi ricordo quasi tuttora come roster: Dyson, Logan, Sanders, Laval. Chi era il 4? Jeff Brooks. Era Jeff Brooks il 4. Brooks vedi? E Edgar Sosa sesto uomo. Se non vado errato, vedi? Eh, ragazzi, le squadre. Le squadre quando sono forti ti rimangano. Non è che quando sono forti ti rimangano e te le riordi, c'è niente da fare. Bene, bene, bene. Diner. Non c'era Diner nella squadra del, del triplete. Mi sbaglio? Mi sembra di no. Non mi vorrei sbagliare. Ci furono altri. Eh, infatti, vedi, non c'era ci furono altre edizioni con, con, con i Diner e poi un solo Diner. Però non era quella del triplete. Altre edizioni di Sassari che fecero altrettanto, altrettanto no, fecero bene, però non così. Bene, eh, dopodiché c'erano dei messaggi riscattati che proviamo a recuperare anche perché sono tanti. Allora, 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 c'era Dennis Rodman, 777, grande Edo, ma Pistoia che fa il turnover degli stranieri e la mia trebbia che viene lasciato fuori, se venisse tagliato la sua sarebbe una storia incredibile, un campionato con più magliette rotte che punti, PS, ma quanto salta Hao? Eh, parecchio, e io sono molto felice di questa cosa. Pistoia, argomento Pistoia, l'abbiamo già trattato prima col discorso del turnover, che per me, ripeto, è ridicolo, ma... Capisco com'è che si è venuto a creare. Perché comunque se hai investito su Pascal forse è stato un errore. Però tagliarlo dopo una giornata e allora poi magari lo tieni lì, cerchi di recuperarlo. Può essere un grosso handicap eh, per la squadra, perché so tanti soldi tenuti in tribuna e pistoia non si può permettere, ovviamente. Però posso capire, poi c'è il fatto che a me Criston non mi piace non mi è mai piaciuto quindi ho da ridire però al di là di questo devo dire due cose su questa Pistoia tre cose la prima è che la Verve l'atteggiamento la, la, è quello di Pistoia storico e questo è il primo risultato fondamentale non era detto perché cambi la dirigenza cambi l'allenatore cambi un po' il mood rapporti difficili con la tifoseria non era detto invece il carattere della squadra è lo stesso di sempre di Pistoia e questo è il primo punto fondamentale. Brajkovic e soprattutto Silins, Brajkovic e soprattutto Silins sono, per quel che mi riguarda, due bellissime sorprese e due giocatori nel nostro campionato ci possono stare e parecchio e come se ci possano stare. Quello che poteva sembrare poteva essere un punto debole per Pistoia, in realtà si è addirittura trasformato in un punto di forza, perché questi sono due lunghi che nel nostro campionato hanno e come diritto di cittadinanza Silins è una scoperta, se avesse qualche anno in meno sarebbe un giocatore il prossimo anno me lo vedo in una big, gran bel giocatore, gran bella scoperta e poi io devo dire anche un'ultima cosa. Sarà il capello lungo. Sarà soprattutto l'atteggiamento. Però ragazzi, io su Maverick Rowan in parte mi so. a questo gli girano. fondamentalmente, a questo gli girano. Manca poi A. Pacazzotti, Belinelli. cioè, oh. se fosse italiano, sarebbe il mio giocatore preferito. Purtroppo è straniero e quindi mi porta via un, un, uno slot di straniero, è un po' buttato via. però guarda, che è cattivissimo. ci vuole in squadra un giocatore così. Cioè, tutto sommato. Le qualità non sono eccelse, va bene, ma tutto sommato capisco il perché. Perché è vero e perché figlio è del presidente, ma insomma capisco il perché. Quindi ti dirò, ti dirò, Forrest è un bel giocatore, onesto. Secondo me il vero Shiles ancora non si è visto. Guarda, forse, 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 forse l'acquisto più sbagliato, non considerando Pascal, perché vediamo capiamo se veramente c'è la possibilità di recuperarlo oppure no forse per me rimane il ristone perché a parte il fatto che ora è fuori forma e questa partita ha giocato poco perché non aveva palesemente minuti nelle gambe però non è un playmaker non non, non, non secondo me non è neanche un fenomeno da 30 punti di cui magari Pistoia poteva aver bisogno e in difesa lo paghi l'atteggiamento è quello che è a me non mi garba, non mi ha mai garbato quindi non, non, non mi comincerà a garbare ora, però ti dico che in realtà questa squadra tutto sommato io la davo per spacciata in maniera definitiva in questo momento Cremona è messa peggio ma in questo momento anche Napoli è messa peggio e in questo momento anche Sassari è messa peggio poi vediamo come va la situazione e come vanno le stagioni, però ti dirò, ti dirò, io guarda, queste tre cose le ho notate e, e, e mi fanno essere moderatamente ottimista. Vedremo come andrà. Poi c'era Jack Parini che si era abbonato ventinovesimo mese. Saluto, ringrazio di cuore Seredo. Sicuramente avete già parlato di Virtus. No, in realtà no. Eh, per questo ti faccio una domanda più specifica. Che mi dici di questo momo di Uff? Venerdì ero a vederlo con l'Efes e mi ha fatto una grande impressione. Soprattutto nel cambio di passo che ha dato alla squadra. E anche domenica prestazione solida. Infatti in seguito alla prestazione settimanale poi Banchi ne ha tenuto conto per la rotazione della partita di domenica perché Banchi ha queste cose ci ha sempre posto mente, è una cosa che io ho sempre apprezzato. A me Momodouf piaceva anche ai tempi di Reggio Emilia e fui molto dispiaciuto quando eh, se ne andò dall'Italia. Poi, oltretutto, si è rivelata essere una stagione buttata, quindi sono stato doppiamente dispiaciuto. Ho la stessa sensazione che avevo ai tempi di Reggio Emilia, e cioè che ehm, questo fatto di farlo evolvere da centro è forse la soluzione più logica, naturale per certi aspetti, però secondo me in parte lo limita, perché il fisico di Momodouff da centro è normale, anzi leggermente sottodimensionato contro alcuni centri, soprattutto in Eurolega. Se lo avessero fatto evolvere da 4, il fisico di Momodouff era dominante. Quindi questo è il mio, mio unico cruccio, il mio unico dubbio riguardante Momo Diuff, ma sul resto, gran bel giocatore, mano molto interessante, atletismo, voglia di fare. Mi sembra anche la mentalità giusta, per cui l'ho detto anche d'estate, lo ripeto: grande acquisto. Vedo e leggo di un sacco di critiche in relazione a Bologna riguardanti Clyburn. Secondo me. Chi critica Clyburn forse si era fatto un'idea sbagliata di Clyburn, cioè essendo un giocatore che aveva alle spalle esperienze importanti altisonanti, e altisonanti, eh, pensava che dovesse venire qui a fare 30. Clyburn non è il giocatore che fa 30. Clyburn è il giocatore che porta equilibrio e quello lo sta facendo. Poi, non è particolarmente ispirato in questo periodo a livello offensivo, non ha giocato le migliori partite della vita. Però io non gli tiro la croce addosso a quello che ho visto fino ad ora di Klyborn. Clyborn è un giocatore di equilibrio. Ci sono altri problemi che ha, secondo me, in questo momento questa squadra e riguardano tre giocatori: in parte più la mancanza del centro, ma quella si sa eh, al momento la società non, non vuole investire altri soldi, quindi rimane lì, quello è un problema che rimane lì. Ci Sono tre. I giocatori che secondo me in questo momento sono più in difficoltà, almeno dal mio punto di vista, sui quali si dovrebbe mh, agire, più di Clyburn. Il primo è Ahet, perché è completamente fuori dalla squadra e dal contesto, e è un peccato, perché Daniel Ahet è Daniel Ahet a qualunque età e soprattutto è un giocatore che dal punto di vista agonistico, ti può svoltare la stagione, quindi lo devi recuperare. Gli altri due però sono Morgan e Taher, perché entrambi Taher ha giocato un pochino meglio di Morgan, ma niente di particolare, entrambi secondo me stanno facendo lo stesso errore, cioè stanno cercando di adattarsi al, ad un gioco di squadra e stanno finendo per snaturarsi nel tentativo di giocare più di squadra. Matt Morgan è un cavallo di razza, Rajon Taher è un cavallo di razza se cercano di fare il compitino adattandosi a un gioco più corale, più di squadra, meno egoista, tra virgolette, li perdi e diventano degli americani poco incisivi, diventano dei giocatori, non ti dico inutili, ma poco incisivi. La Virtus ha bisogno del Matt Morgan che forza, ha bisogno del Rajon Taher che prova a schiacciarti nel capo forzando. Prendendosi le responsabilità individuali, essendo anche egoisti, giocando da Matt Morgan e giocando da Rajon Taher. Da un punto di vista logico può sembrare che questo vada contro al gioco di squadra, perché se te vai da un giocatore e gli dici devi forzare, devi giocare più uno contro uno, devi giocare meno di squadra, può sembrare che fai del male alla squadra. Ma in realtà la Virtus ha bisogno del Morgan che fa Morgan, e del Taher che fa Taher, perché se loro fanno quello che devono fare, si aprono spazi per tutti quegli altri, perché la difesa deve stare concentrata su di loro. Invece così... Si può quasi permettere di battezzarli, tanto loro fanno il compitino, giocano per la squadra, ma è talento sprecato. E quindi questo è, secondo me, la cosa sulla quale Banchi deve un pochino pigiare un po' di più. E poi il centro, ma quello si sa, più di tanto in, quel, in quella direzione lì è inutile ripicchiare, insomma. Poi c'era Andrea S. come su YouTube, 25esimo mese. Saluto, ringrazio, di cuore. Ciao Vedo, sono molto d'accordo sul tuo teorema del 2020. e 20. Però ci siamo, eh, se ci siamo arrivati tu e io, e non siamo dei premi Nobel, perché non ci arrivano gli allenatori e risolvono il problema? In nazionale, Mannion meriterebbe di avere le chiavi della squadra in mano, con paiola a riserva e giocare da 1-2 e spissu come terzo play. Da usare in stile Baldasso a Milano, pochi minuti di qualità concordi? PS ma il cane fardo io rimango sempre stupito dalla quantità di gente spostata che c'è in questo paese ragazzi il cane, fardo, il cane fardo è stata per quel che mi riguarda una scoperta incredibile in realtà dicono che già fosse sui social da tanto tempo e anzi insomma ora era già un po' ma è stata una scoperta ma, ma perché è tutto surreale il cane fardo in sé ma lui, Luha il lavoro che fa, l'erremoscia, il, il, come si veste, il ragionamento. È incredibile. È tutto assolutamente incredibile. E secondo me questa cosa può evolvere ancora perché per il momento si è creato poco, poco empatia, poco dibattito tra, tra lui e Parenzo. Ma questa cosa può ulteriormente dare delle soddisfazioni. Detto ciò, eh, sono molto d'accordo su come andrebbero gestiti i tre playmaker della nazionale eh, però mh, purtroppo credo che questo non sarà così fino a che ci sarà Pozzecco in panchina perché fino a che ci sarà Pozzecco in panchina Spissu sarà il playmaker titolare e poi Paiola giocherà un sacco di minuti perché fa l'Eurolega e Quindi rimane poco per Mennion, ma Mennion usato da poco è completamente inutile perché Mennion per fare la differenza deve essere usato da Pozzecco. È qui che io perdo il capo perché Pozzecco era usato in quel modo lì, per cui lo dovrebbe sapere come si fa, e non lo sa, o comunque non lo fa, Mettiamola. lo saprebbe secondo me, ma non lo fa. E si torna alla questione però iniziale del messaggio, cioè il 20 e 20, io penso che loro l'abbiano capito, ti dico la verità perché se, se l'abbiamo capito noi sono estremamente d'accordo con te, però col 20 e 20 te ti pari le spalle, in un certo senso, capito? Perché poi se veramente uno facesse una squadra come dico io, cioè 10 giocatori anche per fare l'Eurolega, 10 giocatori di cui 5 veramente forti e 5 molto meno forti e fanno la panchina, più 2 giovani per fare campionato Eurolega, al primo infortunio di uno dei cinque veramente forti, apri ah, di cielo, spalanca di terra la gente e dice siete stati sprovveduti, perché ormai la mentalità è stata quella di fare squadre da 20 e quindi la gente non è più. Però con, con, un, con un roster del genere, io sono convinto che anche le nostre squadre avrebbero una possibilità di arrivare in Final Four perché crei un gruppo, crei una chimica, i giocatori rendono di più, si sentono responsabilizzati. Non è un caso se Milano, Bologna negli ultimi anni il meglio di loro stesse l'hanno dato ai playoff di Serie A, perché ai playoff di Serie A hanno ridotto le rotazioni drasticamente, hanno fatto turnover definitivi e ridotto le rotazioni, a volte arrivi a giocare una finale con sette giocatori, a volte sei giocatori in passato, perché? Perché è così che si gioca a pallacanestro. La squadra per fare l'Eurolega anche dovrebbe avere due giovani che non giocano mai. Cinque riserve buone, ma niente di incredibile, cinque fenomeni titolari, cinque fenomeni. Ma no, fenomeni. Questo servirebbe, secondo me. Ma ripeto, io purtroppo ho perso, ho perso la speranza in questo, in questo senso non me l'aspetto neanche più per tanti anni me lo sono aspettato e ci sono rimasto male. Ora non me l'aspetto più. Dopodiché, eh, c'erano degli altri messaggi riscattati, sono tanti questi messaggi riscattati. Quindi eh, vediamo di recuperarli. Allora, Dennis Rodman 777 sarà fatto quindi abbiamo Carmelo Save 59 ciao vedo, spero che la gengivite non si era fatto, o si era fatto, non me lo ricordo si rifà, che sia in fase di guarigione mm. riguardo a Venezia, premettendo che non ho visto le partite vedi qualche soluzione per migliorare la situazione e soprattutto, vedi i playoff a rischio? grazie, continuo così no, i playoff a rischio secondo me no però mh, non mi è piaciuta la firma di Magruder e eh, non sono così convinto di Spacchia. Questi sono i miei due punti. Idea. Poi c'è anche Moretti, però è da play, ma è tanto è lì non ci puoi in, intervenire perché non ci sono altri italiani che te lo tieni e con la speranza che piano piano capiscano che in plameh deve giocare Ennis e il Lobito e Moretti deve fare la guardia. Però al di là di questo. Ehm, il problema è che Begruder l'hai firmato ora quindi <ride> difficile che tu riesca a, no, a cambiare giocatore e spacchia a gode di, di tutta la fiducia sembra incondizionata della società quindi non mi aspetto grossi, grosse modifiche, eh, mi aspetto che più o meno la squadra rimanga questa e che quindi quando poi torneranno anche gli infortunati alterni delle buone prestazioni a delle, dei tonfi importanti e mi aspetto che faccia i playoff perché comunque la qualità ce l'ha per fare i playoff ma non vedo una grandissima stagione di Venezia perché ci sono questi equivoci di fondo. Idea mia, spero di sbagliarmi. Torno a ribadire. Perché il campionato ha bisogno di, di, di Venezia. Il eh, livello di forma che Fernandez aveva a Trieste? Sì, però ci vuole un po' di tempo. Perché non solo Fernandez deve recuperare la forma, deve tornare nella mentalità del giocatore. È stato fermo due anni. Se non vado errato, quindi ci vuole tanto tempo. La partita di sabato ha fatto degli errori non, dal, non dall'obito, ma è eh, un giocatore che non era più un giocatore, deve tornare a essere un giocatore. Poi c'era Fuso 1212. Ciao Edo, grazie al tuo canale mi sto appassionando all'LBA anche per scoprire il futuro della nazionale italiana grazie mi fa sempre molto piacere volevo chiederti chi sono i 5 migliori prospetti italiani dell'LBA massimo 2003 perché non li considero giovani tra l'altro sono contento per Duff e sta giocando più di quanto mi aspettassi sono contento anch'io molto e mi fa molto piacere sta approfittando anche dell'infortunio di Cayhawk e però eh, a questo punto io per le annate devo riprendere la lista perché se eh, no non li becco mai eh, però qui dalla lista non me la dice l'età e quindi devo andare a occhio eh, cercando poi di andare a vedere le varie età italiani mi hai detto vero dove, dove sei 2000 prospetti italiani ok allora tipo Bortolani è del 2000, quindi niente, ma poi tanto non è più un giocatore, quindi la cosa non ci riguarda. Ehm, poi, poi, poi. Eh, Casarin è del 2003, ce lo metto ma mm, aspetto, cioè ce lo metto ma non in fase definitiva. Per ora comunque Casarin ce lo metto. Poi, 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 poi. Ehm, di uf, di che anno sarà di è del 2001 quindi niente aspetta eh poi abbiamo mm, qui nulla per ora siamo con casarin il fatto che si stia andando così in là ti fa capire come siamo messi, ma si sa. Purtroppo questa è una cosa che si sa molto bene. Eh, qui ancora nulla. Ecco, miaschi. Fammi vedere di che anno è. Miaschi. Intanto li apro, perché se no non ci capisco una mazza. Quindi intanto li apro e poi scarto quelli che... Miaschi lo apro. Paiola lo apro, perché non mi ricordo mai di che anno è. Poi... Poi, poi, Poser non lo apro per ora, per ora non lo apro. April, non aprirlo significa non vado a vedere di che anno è. Eh, uh, 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 uh. Torresani, lo apro. Veronesi, lo apro. e poi mi sono perso, ma vorrei riaprire Niang per controllare l'età. Ha <ride> fatto male questo sito. Uff, fatica. Che fatica. Insomma, Niang ci dovrebbe essere, eh? Niang ci dovrebbe essere. Nyang Saliou del 2004, quindi c'è, poi chi mi dicevate voi, mm, no volevo vedere, volevo vedere Sasha Grant di che anno era, Sasha Grant è del 2002 quindi niente, eh, Miaski è del 2000 quindi niente, Paiola è del 99, quindi niente. Torresani 2005. Veronesi addirittura 98, quindi niente. Per cui io ti direi Niang, ehm, Torresani e Casarin, probabilmente. Niang, Torresani e Casarin, ti direi loro. Io su tutti gli altri, se si considerano dal 2003 in poi, eh, non ci vedo tantissimo. Onesti giocatori ma non ci vedo tantissimo. E anche su questi, ti dico, l'unico che forse veramente può diventare un bel giocatore è Niang. Le altre due, insomma. Però non ci abbiamo grosse alternative. Infatti uno dei motivi per cui eh, ero contento che Niang era stato convocato è che in nazionale poi non è andata a buon fine la cosa, però era quantomeno quello. E La cosa ancora più brutta è che anche al di fuori e per gli anni successivi eh, c'è Sar, ma poi insomma vedremo, vedremo, vedremo. C'era il Bomber che si era abbonato 23 mese. Saluto, ringrazio. Buonasera Edo, oggi sono particolarmente polemico, non so se succeda solo a me, ma quello schifo che pago 90 euro l'anno da questo inizio di campionato, ma anche Eurolega. Ogni tot durante la partita il video si velocizza leggermente, si nota proprio da come la palla palleggiando cade, cade come se ci fosse la gravità potenziata. Ho provato da diversi dispositivi, ma niente, forse è una piccolezza che noto solo io, forse è un problema mio. però detto questo, Tortona mi è garbata e non poco. Io ho riscontrato due difficoltà con Dazon questa settimana, tutte le settimane sono cose nuove la prima difficoltà è che questa è sempre la stessa anche della prima giornata a me ogni tanto le partite mi saltano non so perché, e allora devo ricaricare tutto, però nel frattempo perdi due azioni, tre azioni non è simpatica per niente come cosa, e la seconda cosa ben più grave non so se è capitato anche a voi Cremona-Reggio Emilia a un certo punto è sparita cioè non c'era proprio più la, la diretta, la possibilità di vederla, io l'ho dovuta recuperare dopo, era proprio sparita, non era proprio in listata. Non so se vi è capitata anche a voi o è capitato solo a me, però questa me era sembrata una cosa abbastanza grave. Ehm, però... Eh, Gandini ha detto che de a primavera faranno un nuovo scade il contratto e quindi rivaluteranno la cosa con i diritti televisivi e quindi sicuramente andrà tutto a migliorare e poi ci saranno, no? La vorranno rimettere la palla canestro in chiaro posso essere perplesso? Cioè, io vorrei veramente vedere la Lega Basket TV, famosa Lega Basket TV. Se poi la Lega Basket TV mi ha delle difficoltà, come sta avendo da Zone, io lo accetto. Quante volte ho fatto questo discorso? Perché comunque sia, ci siamo messi in proprio, abbiamo fatto un nostro canale, abbiamo avuto, no? Non, non, secondo me abbiamo anche i mezzi economici per poterlo fare, perché ormai la tecnologia è talmente tanto all'avanguardia, anche banalmente con uno smartphone. Ragazzi, la qualità video di Dazone non è superiore a quella che potrebbe fare uno smartphone. Questo è un iPhone 16, ma basterebbe molto di meno per fare una qualità. Secondo me, come quella di Dazone. Non è incredibile la qualità di Dazone. Eh? Anzi, secondo me è anche un po' peggiorata, ti dico, quest'anno. Quindi, boh, boh, però, vabbè. Poi c'era Duo Torri, esimo mese. Saluto, ringrazio, di cuore. Buonasera, Edo. Prima di tutto mi piace molto il gruppo di recupero a lunedì. So contento, in tanti hanno detto che questa nuova formula comunque gli piace. Magari hanno detto che manca il pagellone, però hanno detto comunque così si può entrare molto di più nel dettaglio squadra per squadra. E quindi è una cosa positiva. Sono molto contento, piace molto anche a me perché poi vedi, se arriva lunedì c'è un sacco di cose da dire. Sono delle live belle corpose, piene di argomenti. Eh, poi mi sfosgo, ma quanto è brutto il mercato aperto tutto l'anno? Già è difficile trovare un Beniamino, così è impossibile. Io rivoglio i Gusbinelli, i Marzorati e i Fantozzi. Io vorrei farti un 90 minuti d'applauso. Chiaramente ci sono pro e contro: nel senso, eh, squadre che. Eh, magari sono, partiti, sono partite male, eh, hanno la possibilità col mercato aperto di giocarsela fino alla fine, però si sta perdendo una caratteristica che secondo me era fondamentale e bellissima della pallacanestro italiana di tanti anni fa, che era quella di lavorare sui giocatori, investirci, e vedere i miglioramenti dei giocatori e della squadra durante il corso della stagione. Era una cosa bellissima. Te vedevi dei giocatori che a settembre erano un tipo di giocatore e a giugno erano un giocatore completamente diverso. Una squadra che a settembre le perdeva tutte e a giugno era diventata una squadra. Ora non è più così, perché col mercato sempre aperto questo non gioca, via, se ne piglia un altro, la squadra non gioca, via, si cambiano 7-8 giocatori. Eh, per carità hai delle possibilità in più però ti perdi questa componente che secondo me era fondamentale e ormai non puoi più farlo te squadra da sola perché appunto saresti da sola a farlo cioè se una squadra ha delle difficoltà e dice no ma io voglio investire sui giocatori non li voglio dare via li voglio far crescere voglio migliorare non lo puoi più fare perché tutte le altre squadre non lo fanno e cambiano quindi te, per rimanere al passo devi cambiare a tua volta, perché se no, eh, non facendolo gli altri, poi te rimani ultima in classifica e retrocedi. Quindi dovrebbe essere una norma che arriva no? per tutti e dall'alto. Secondo me è brutto arrivare a un certo punto e dire dobbiamo togliere la regola sugli italiani, e quindi dobbiamo tornare a quello che si faceva 30 anni fa. Dobbiamo fermare il mercato e quindi dobbiamo tornare a quello che si faceva 30 anni fa. Cioè, quando l'evoluzione a un certo punto ti porta a dire dobbiamo tornare a quello che si faceva 30 anni fa, vuol dire che è un'evoluzione sbagliata. E non è bello, secondo me. Però bisogna anche essere onesti e bisogna anche dirlo. Io, per esempio, se, se la Apple facesse la stessa cosa e lo stesso ragionamento e rimettesse il Touch ID, io sarei contento. Che paradossalmente ci pensavo oggi. Noi abbiamo il Face ID sul cellulare e il Touch ID sul computer. Ora, ha senso questa cosa? Quando ti apri il computer o comunque lavori al computer ci sei sempre davanti, per cui... Apri, la fotocamera ti dovrebbe riconoscere Face ID e sarebbe molto più immediato. Il telefono, quando lo tieni sulla scrivania, la prima cosa che ti viene da fare è metterci un dito sopra per attivarlo, sarebbe molto più immediato. Invece si lo devi sempre prendere in mano. Sono cose stupide, però. Sono cose stupide che succedono, quindi che, che, che ci vogliamo fare? Detto ciò, eh, c'erano degli altri messaggi riscattati. Fuso 12-12, ciò 12. vedo no, s'era se bello è fatto, quindi si va avanti. Eh, Ermecca 24, ciò vedo, probabilmente si sarà già parlato di Milano quando leggerà il messaggio, e invece no, vedi? Eh, ma vorrei esporre il mio pensiero. Anche se la stagione è appena iniziata, secondo me la dirigenza Olimpia dovrebbe iniziare a pensare di cambiare guida tecnica, perché un inizio così in campionato e soprattutto in Eurolega non è accettabile. Ti manca un play e si vede, l'inizio con il Monaco di giovedì è stato agghiacciante per non parlare di tutto il resto della partita da simpatizzante Juve nel mondo del calcio non ti ha preso il resto del messaggio però vabbè posso, posso intuire. Milano eh, io vi dico la verità leggo pareri entusiastici per la vittoria di Milano contro Sassari Secondo me ci sono state due, due, due cose molto importanti da valutare. La prima è il fatto che la Dinamo, in questo momento, non è un'avversaria credibile. Ha talmente tante problematiche che non è un, un test probante. E la seconda, che contro la Dinamo ha giocato molto bene Dimitrijevic. Stesso Dimitrijevic che aveva giocato molto bene in Supercoppa vinta da Milano anche quella. Perché? Perché Dimitrievic è un playmaker. Io ho già fatto retromarcia su questa cosa. Quando gioca bene, hai un playmaker e la squadra gioca. Quando Dimitrievic non gioca bene, perché comunque è giovane, perché comunque è un giocatore, è un essere umano, c'è delle partite in cui non gioca bene, non essendoci nessun altro che può fare il playmaker, la squadra va a picco. Punto. Quindi eh, io mi sento di star vincendo la mia personale scommessa con Ettore Messina e credo che Milano debba a tutti gli effetti andare sul mercato a prendere un pleme perché in questo momento c'è solo Dimitrievich che è poco per gli obiettivi che ha Milano dal punto di vista de de di squadra poi su tutto il resto eh, le cose vanno, vanno come devono andare insomma cioè, si sa che Milano non ha il primo roster d'Europa quindi eh, se ti presenti con un problema importante, ti si rompe Nibo e, e, e ti manca un giocatore chiave come il Plemmerer, dove vuoi andare? Cioè, capito, eh, questo, questo per me Messina è un po' come Allegri negli ultimi anni alla Juve, un grande allenatore ma che dovrebbe lasciare il passo al cambiamento. Ti dirò, secondo me non è neanche questo il problema. Secondo me il problema è che Messina dovrebbe tornare a fare l'allenatore. Eh, invece, purtroppo, in questa Milano sta facendo anche il mercato, spesso, sta mettendo tanto bocca anche sul mercato. È una cosa che non gli è mai riuscita particolarmente, secondo me, perché non è il suo mestiere e spesso sta, sta avendo delle difficoltà anche ora. Cioè, per me è in, in, impensabile che una squadra come Milano, con la PIL di Milano quando vai sul mercato e i soldi di Milano, per tre anni consecutivi si presenti al via senza un plemeher. Quest'anno c'è Dimitrievic che comunque è poco. Per me è, son, sono degli errori impensabili, incredibili, però questo è successo. Poi quest'anno sono arrivati anche dei giocatori interessanti perché Nibo, per me, è un bel giocatore. L'Idei non lo si scopre noi, è un gran bel giocatore. Miroti e e gli sono rimasti e va bene. Eh, però metti insieme il fatto di non avere il primo budget d'Europa, anzi, il fatto di dover pagare un sacco di soldi per comprare tutti degli italiani e tanto poi non puoi far giocare per i motivi che si è detto prima. Il fatto di non avere un Plemeher. E eh, poi che ti aspetti? Cioè, anzi, per il momento vinto il primo trofeo, ha vinto una partita in campionato, cioè, per il momento va anche bene, può peggiorare secondo me la situazione. Questa è un po' l'idea che, che, che mi sono fatto per il momento, poi vediamo, ci sono, ci sono tante cose che devono cambiare sicuramente anche di Milano da qui alla fine dell'anno, per cui aspettiamo e vediamo. Per ora io mi reputo di, aver, di stare vincendo, ecco la scommessa con Messina. Di cui lui è completamente ignaro, tra l'altro. Eh, CBA 99 nel frattempo si era abbonato. Primo mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore, gli do il benvenuto. Mi sembra che non ci siano messaggi allegati, quindi soltanto grazie, grazie, grazie mille. E si passa a ho un problema tipo 100 bits risaluto ringrazio e dovrei fare questa domanda da tanto ma è un po' imbarazzante perché tanti lo sanno già magari e poi si annoiano parli spesso delle elezioni della fip ti volevo chiedere come funziona chi vota con quale sistema si è elettori per essere eletti che cv ci vuole qual è il sistema elettorale spero di non annoiare gli altri allora ti dico la verità io non so rispondere a questa domanda, nel senso che io la risposta ce l'avrei. Però, purtroppo, in Italia, per, quel, per, per quanto riguarda la pallacanestro, ci sono dei tabù. È inutile dire, è così. Un tabù di cui si è parlato spesso sono i soldi. Quindi te non sai mai quanto viene pagato un giocatore, quanto viene pagato un allenatore. A volte escono delle cifre in dei forum per strada, ma nero su bianco quando firmi un giocatore e fai l'annuncio ufficiale non ci viene mai scritto. E io ti dico la verità: se ti dovessi dire che negli anni cercandolo, tanto l'ho cercato, tanto ho trovato un documento ufficiale con scritte tutte le risposte alle domande che te mai fatto, io ti direi una bugia. E io l'ho cercato tanto. Magari l'ho cercato male, voglio, eh, voglio magari l'ho cercato male, magari è colpa mia, però io l'ho cercato tanto e non l'ho trovato. Quindi io ho un'idea di come funzionano queste elezioni, ma è un'idea che mi sono fatto sulla base delle precedenti, sulla base di dicerie, sulla base di quello che più o meno si sa. Però non lo so se è così, perché il famoso documento con scritto tutto io non l'ho trovato. E se qualcosa oltretutto è cambiato negli ultimi anni io non lo so, perché il documento e, 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 e degli articoli che, che poi ti riportano eventuali modifiche rispetto al documento non ci sono. Questo è un'altra cosa che mi dispiace posso dire che mi dispiace, quindi io non, non ti rispondo perché credo di non sapere la risposta, o meglio, la rispost le risposte che ho io non so se sono corrette, quindi non, non voglio fare disinformazione. Brazzawai dice scusa non dovrebbe essere scritto nello, stat nello statuto della FIP? Oh, io l'ho spulciato da capo a fondo il sito della FIP! e Se non è nel sito, io però, che fo, vo a, a citofonare alla sede, come, come si fa a avere delle informazioni? Io nel sito non l'ho trovato e vi assicuro che negli anni io l'ho cercate tante, tante volte queste informazioni, perché mi interessano molto. Quindi, però, eh, questo è. Per cui non, non, non ti voglio dare informazioni errate o dubbie. E ti dico che comunque sia il mio tentativo di ricerca è, è sempre, sempre in atto. Io continuo a cercare tutte le volte, non ti dico tutti i giorni, non è vero, però periodicamente io vado a cercarle queste informazioni perché mi interesserebbero molto. Però, purtroppo, il giorno in cui le troverò vi potrò dire ok pensavo una cosa in realtà era un'altra oppure pensavo una cosa era quella e ora ve la posso dimostrare fogli alla mano nero su bianco speriamo di poterlo avere però eh, così non è corretto la trasparenza dovrebbe essere il minimo e io ti do molta ragione sono molto d'accordo con te Vabbè, vabbè, vabbè. Eh, detto ciò, c'era Berto Dav, 95, messa... Poi magari so io che non l'ho trovato, eh, perché... Magari so io. Rimaniamo che magari so io. Berto Dav, 95, messaggi riscattati. Ciao Edo, non so se hai avuto il coraggio di arrivare fino alla fine, ma ti chiedo un'opinione su Cremona-Reggio. L'abbiamo sfangata, ma partite così brutte ne ho viste poche. PS. Il premio pacco dell'anno lo prende Barford o Booth... Allora, l'ho vista tutta, l'ho vista tutta e ti dico che alla seconda giornata me la collo perché sono talmente tanto in astinenza. Eh, non lo so, ragazzi, vedo che mi state scrivendo di Tariq Owens nel mirino di Trieste, ma a me la notizia prima della live non mi era arrivata. Eh, ora non so se nel frattempo ma, vedo ho dei messaggi ma ora non li posso leggere adesso eh, mi sembrerebbe molto strano ti dico, ti dico la sincera verità mi sembrerebbe molto strano però sai può capitare di tutto eh, nella vita quindi perché qui? perché qui partano le pubblicità delle cose ovvia non lo so, io non ho, io non ho questa, questa informazione, quindi non, non ve lo so. Era una domanda. Ah, ok. No, no, no. Allora, allora io almeno non so niente. Comunque, alla seconda giornata dicevo «Remona regge la partita di ieri, me accollo la collo, perché l'astinenza è tale, dopo tanti mesi, che è una partita combattuta, si va all'overtime, mi va bene». Alla sedicesima, diciassettesima giornata io penso che la Biocco non me lo sarei eliminato. Non è stata una bella partita. Di Cremona si è già parlato, quindi non rientro nel merito. C'è molto da parlare di Reggio Emilia. Ora, io sono stato criticato l'estate perché l'ho messa bassa nel ranking. In realtà stanno venendo fuori un po' di pecche di questa squadra anche in questo caso un po' di qualità manca io avevo detto il giocatore più importante era Winston e in effetti eh, no, alla fine è un po' il giocatore che mh, sta, sta, sta dirimendo la questione cioè quando Winston gioca bene Reggio ha un certo tipo di rendimento quando Winston la maggior parte delle volte fino ad ora gioca male Reggio fa enorme fatica il problema fondamentale è che Winston ora come ora non è in un grandissimo momento. Anche ieri ha segnato i canestri decisivi all'overtime. Ma, per esempio, nei regolamentari ha sbagliato tutti i canestri e tutte le decisioni che potevano chiudere la partita molto prima. In generale, ha tirato fuori una partita meglio delle altre ma niente di particolare, alcune cose buone, alcuni errori. Ma il problema fondamentale non è questo, perché comunque un giocatore nuovo, appena arrivato nel nostro campionato con una squadra nuova, deve prendere i ritmi, si vede che ha delle qualità, lo puoi aspettare, gli puoi dare fiducia, anche perché ha sempre fatto bene dovunque sia stato. Il problema è che vedendoli giocare insieme eh, mi si pestano un po' i piedi con Barford, un po' parecchio. Per quel che mi riguarda, e quindi io ho paura che sia molto difficile farli tro fargli trovare a entrambi una loro collocazione fino a che devono giocare insieme. Se dovessi scegliere tra i due, non avrei dubbi nello scegliere Winston e al posto di Barford vorrei un giocatore magari anche con qualche dote in più da playmaker per dare una mano anche a Winston, che comunque, ripeto, qualche flash, qualche lampo, ogni tanto lo tira fuori. Sono comunque moderatamente ottimista, intanto perché eh, comunque in squadra ci sono dei giocatori solidi, tipo Smith, ma anche tipo lo stesso Vitali, che rappresentano un po' lo zoccolo duro della squadra che funzionava l'anno scorso. E poi perché Priftis mi sembra uno di quegli allenatori che a un certo punto non guarda in faccia a nessuno. Cioè è vero che si è legato le mani col 20-20, Fai e Gombo, però è anche altrettanto vero e appena ha capito, anche nella partita di ieri, che era il caso di far giocare Fai e Gombo non si è più rivisto. E questa è una cosa molto importante, invece ci sono gli allenatori che vanno proprio sempre con il cronometro, succeda quel che succeda, per statuto devono fare 20-20, no, 20-20 è una mazza, ieri ha giocato 40 minuti fa per dire no. Quindi questo mi fa pensare che in panchina ci sia del cervello. E su Barford però io comincerei a pensare eventualmente di intervenire per salvare... Non solo lo spot di guardia, ma anche il rendimento di Winston che è fondamentale per svoltare in qualche modo la squadra. Non sto, di, non sto salvando Winston dicendo che è un fenomeno, sto dicendo che tra i due mi sentirei di investirci di più. Perché comunque qualche giocata importante te la fa e perché mi sembra che ci sia margine di manovra e che gli errori che per ora sta facendo siano degli errori proprio di timing, di, di mh, prendere il ritmo con i compagni. Questo secondo me è. Invece Barford è, è un po' sempre stato quel giocatore lì e è un giocatore che secondo me non va bene con questa squadra. È circolato il nome di Eric Green, che ha un'età, però... È un giocatore che potenzialmente secondo me potrebbe essere più compatibile con Winston rispetto, rispetto a Barford. Eh, certo se poi prendi Eric Green per Winston e ti tieni Barford allora lì poi forse la frittata la fai al 100%. Questo è un problema che potrebbe anche capitare però, eh? quindi andiamoci cauti. Poi c'era la giusta via, 33° mese, saluto, ringrazio di cuore, il coach di Trieste sta giocando con 8 giocatori, 9 quando rientrerà Reyes, di cui 4 molto buoni che giocano titolari, e perlomeno due riserve sono buoni, Ruzier e Jeff Brooks. Dunque Arcieri ha la medesima idea di basket, tua e mia. E io devo fare un applauso a Arceri, a Trieste e a questa considerazione della giusta via, questo è, ragazzi, cioè così si gioca a pallacanestro. E poi è chiaro: dice: eh, ma se mi si rompe Colby Ross, se poi mi si rompe Markel Brown, eh, perdi! E perdi, cioè se ti si rompe tutta la squadra, perdi. Ma tanto come ben si vede, anche nelle squadre di 20 giocatori, se ti si rompono i due meglio, perdi. Quindi perdi comunque. Ma a pallacanestro si gioca così. Si scelgono i giocatori migliori, che in quanto migliori costano di più e quindi te ne puoi permettere meno, li prendi e li fai giocare. E poi gli metti accanto delle riserve che possano dargli respiro. Così si gioca a pallacanestro. Se, hai tanti, se prendi pochi giocatori, hai più soldi da investirci e quindi è anche più probabile che tu sbagli di meno perché i giocatori più cari di solito sono più forti. Questo si dovrebbe fare, ma siamo in netta minoranza, non poca, netta minoranza. E poi c'era le campane di Mefiondu messaggi riscattati ciao vedo di Pistoia ho delle cose da dire e diciamole nel frattempo l'ho già dette quindi se, se già è già parlato di, di Pistoia aggiungo una cosa su um, Forrest non mi veniva il nome perché prima se ne è parlato un po così in passant uh, mi sembra un giocatore di quelli perché la prendo diversamente? Perché sono così scettico su Christon? Perché secondo me Forrest, con accanto un playmaker vero che gli tolga da, da, dall'incombenza il fatto di dover portare avanti il pallone che non è proprio il mestiere di Forrest, secondo me Forrest diventerebbe veramente un gran bel giocatore. Quindi... È per questo anche che mi piace poco il fatto di aver preso Christon, perché avevi l'opportunità, prendendo un playmaker vero, di aggiungere un playmaker, un giocatore che ti serviva, e di migliorare anche Forrest. Così mi ho dei dubbi, mettiamola così. Però mi sembra un bel giocatore. Primo passo fulminante, ogni tanto anche qualche visione di talento importante, per ora non si fida troppissimo del suo tiro da tre, ma ce l'ha... È una specie di Dwayne Woodward con le treccine. Eh, mi sembra una bella presa. Mi sembra una bella presa. Non mi aspetto che faccia il campionato che ha fatto l'anno scorso Charlie Moore, ma mi sembra una bella presa. Poi c'era, poi c'era, poi c'era... Bishutz, messaggi riscattati. Eh, Ciò vedo, premesso che non tifo nessuno, eh, però poi il messaggio è finito lì. Eccolo, dicevo: non tivo per nessuna squadra LBA. La mia squadra gioca in A2 è Torino che ieri ha preso una scopola da udine. In ogni caso, la domanda è: siamo sicuri che questo straordinario menion faccia bene a Varese? Allora, in questo momento non è che fa bene, in questo momento è Varese. Perché se ti togli Varese, questa squadra non è che va diretta in A2, proprio, cioè viene proprio squalificata dalla serie A e ammessa alla serie A2, non, non, non gli fanno neanche giocare la stagione. E io, per come la vedo io, gli fa del bene, però non può giocare da solo, questo è il punto. Eh, mi rendo conto che magari c'è qualcuno che può pensare che eh, un, un gioco così tanto accentrato nelle mani di un singolo giocatore può alla lunga diventare prevedibile e quindi può essere controproducente, ma secondo me dipende anche dagli obiettivi che hai. Cioè, se Varese avesse come obiettivo fare i playoff, ti darei ragione. Siccome l'obiettivo è salvarsi il meglio possibile, secondo me questo non è, non è un problema. Anzi, il problema è che eh, se continua a giocare così tanto bene eh, viene portato via. Già Natale non ci arriva, e a quel punto, se ti ritrovi con una squadra molto mediocre. Che veniva tenuta in vita da un solo giocatore, quel giocatore lì non ce l'hai più. Magari c'hai dei soldi di buyout, ma va a ritrovare un giocatore di quel livello. E quindi, questo può essere sicuramente vincolante e sicuramente può diventare un problema. Però, per ora. Io non mi sento di, dare alcun tipo di, 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 di avere alcun tipo di perplessità sull'impatto che Nico ne può avere su questa squadra, semplicemente perché quando lui non gioca, o come nel terzo quarto gioca, ma è in modalità di recupero, e quindi arrivava di là e te la, e te la passava perché non aveva fiato. La squadra non è una squadra di Serie A, e quindi il terzo quarto l'ha cominciato avanti di 10 e l'ha finito sotto di 15, per Pedditti. Solo perché lui si è preso un quarto un pochino più di riposo. Poi c'era Raffaele. Sempre messaggi riscattati. Visto che non c'è una live di Eurolega e non ho voglia di aspettare il podcast, devo per forza fare queste due domande. Uno: Ma l'esordio in Eurolega di Bobanone? Quanti anni buttati in NBA? Lo so che per lui è andata bene così, ma noi ci siamo persi. L'era Bobanone in Eurolega, e questo però sono molto d'accordo con te. Ci fa. Ancora una volta, ripetere quello che io dicevo prima, e cioè che non giocando i giocatori non solo non migliorano, ma peggiorano. Bobanoni, alle solite, ha fatto un sacco di fatica perché per tanti anni è stato spettatore NBA. NBA, massimo livello possibile, ha giocato contro i più grandi, ma l'ha visti, l'ha guardati. e ora da ritornare a essere un giocatore. E lui è un fenomeno, eh? È un fenomeno e dal punto di vista fisico è completamente immarcabile ai nostri, alle nostre latitudini. Eppure ha fatto fatica. Perché? Perché dopo tanti anni da tifoso ci siamo persi un giocatore molto, molto importante tra l'altro in Europa. Due, Yasihievicius che fa giocare Melli da 4, che tra l'altro ha la maglia numero 4. Mi sono emozionato nel vederlo finalmente nel suo vero ruolo. Ma infatti secondo me, io l'ho proprio visto quando è entrato, lui guardava intorno e diceva ma... Perché non c'è uno enorme che mi viene a picchiare addosso, che è il centro degli avversari? Com'è che c'è uno che assomiglia a me, che, che si sembrerebbe quasi fare il ruolo con il quale devo giocare? Cioè, capito? si è sentito anche un po', secondo me, spaesato in questo senso. Però, eh, d'altra parte, quando vai in una squadra costruita in un certo modo, eh, i giocatori vengono fatti giocare. Nel... Eh, le squadre costruite in un certo modo, che hanno anche dei soldi, chiaramente, per poterlo fare hanno questa intuizione incredibile, che mi rendo conto può essere spiazzante per qualcuno, di prendere un giocatore e farlo giocare nel suo ruolo. Pensa a dove si spinge a volte no? il genio dell'essere umano. Poi c'era 15, look. 15, proposta per i panda. Un italiano sempre in campo. Sarebbe meglio nessun vincolo, ma così almeno può essere accettato. Vantaggio: gli italiani sono in campo e Milano non deve prendere Caruso. E lui giocherebbe altrove migliorando. Allora ti dico la verità, eh, capisco il ragionamento. Lo capisco, e da un punto di vista logico, c'hai anche ragione. Il fatto è che. Questa cosa che facevano anni fa nel campionato russo, in altri campionati, io l'ho sempre trovata l'anti-basket. Perché te non puoi dire a un allenatore, allora questa è la squadra, te la devi far giocare, però uno in campo deve essere sempre italiano. Cioè, come fai a allenare una squadra? Secondo me è impossibile allenare una squadra così. Non... Cioè va, va proprio contro la pallacanestro il fatto che in, in campo ci deve... Io non l'ho mai capito, cioè, non mi è mai piaciuta. Io sarei, ve lo dico, l'ho detto altre volte, per liberalizzare tutto. Cioè gioca chi deve giocare. E a quel punto se ottieni una serie A molto competitiva in cui non vincono sempre i soliti perché se una squadra anche meno budget ma azzecca gli americani eh, può competere fino alla fine quindi diventa più spettacolare diventa più bella anche da vedere, vendi più biglietti, la gente si appassiona, hai delle possibilità di vincere qualcosa in Europa e gli italiani piano piano li riformi dalle serie minori. Nei primi anni non metteranno piede in campo, e, e, ma tanto già ora è un disastro, e poi però piano piano nelle serie minori, dovendosi guadagnare lo spazio e avendo la possibilità però di giocare nelle serie minori, riavremo degli italiani forti e quindi ne gioverà anche la nazionale. Chiaramente, questa è una cosa che poi dovresti vedere i risultati in dieci anni, no? tra un anno e mezzo. E quindi nessuno avrà mai il coraggio di, fare, di, di, di prendere così di pugno di, di petto la situazione, e poi nessuno avrà il coraggio di portarla avanti per dieci anni. Per cui figurati te se, se vedremo mai una cosa del genere. Però, secondo me, potrebbe essere l'unica opzione per provare a dare una scossa a questo, a questo movimento. Il fatto del, dell'un italiano sempre in campo. Capisco, ripeto, la logica, però non è mai mi è mai piaciuta perché, perché mi metto nei panni dell'allenatore, io non, non vorrei dover fare la squadra sulla base della cioè dover fare il quintetto e, e la mia tattica sulla base de, de, della nazionalità. E poi a quel punto, se, se devo mettere, magari per una situazione particolare, un quintetto di, di, di tutti i tiratori di liberi e, e non ho italiani che tirano i liberi, che fo. Cioè, per dire no? la cosa più stupida, non mi è mai piaciuta. Però è una cosa mia. Quindi un flaccatore, ad esempio, non scenderebbe mai in A2 per giocare. E come no, se in, se in A1 non gli danno più spazio, verrai vai in A2. Da <ride> provare. <ride> Capito, ora non lo farebbe mai perché tanto ora gli italiani sanno benissimo che possono comunque giocare in Serie A, essere comunque pagati più del loro valore e fare anche la bella vita perché giocano il giusto e, e fare palmarès perché le loro squadre vincano. Andrebbe all'estero e che andasse all'estero e crescesse all'estero perché all'estero lo trattano da straniero e quindi all'estero deve sgomitare. Per avere posto in squadra e quindi migliora e cresce. Da noi tanto deve giocare, tanto: Milano, sei italiani ce le deve avere. Tutte le squadre, sei italiani ce le devono avere. E quindi alla fine, se anche uno so tanti anni che non migliora, rimane a giocare perché tanto deve, ci vuole. So, quante, 16 squadre per sei italiani. Quanto fa la moltiplicazione 16 per 6 Quel numero di italiani lì ci deve essere. Quindi se anche te non migliori. E tanto rimani, sono quelli. Chi altro ci deve arrivare? Giovani non ce ne sono, in arrivo, sono sempre gli stessi. Poi c'era un problema. Tifonix. Nix, ciao, vedo Tari Owens nel milione di Trieste. No, si era, era già un po' affrontata prima la cosa. Io non ho questa notizia, eh, quindi ti direi di no. Io lo volevo in estate, Tarik Covens a Trieste, mi sarebbe piaciuto tanto. 96 fa la moltiplicazione, okay. eh, però non ho questa notizia. Poi c'era League Pass NBA. Ciao, avete ti hanno già chiesto i pronostici del prossimo turno? Sì, l'abbiamo fatti, e quindi io direi che siamo arrivati in fondo. Motivo per cui ora dobbiamo recuperare tutte le squadre di cui non abbiamo parlato. Questa live io non so che, che quanto durerà però eh, ormai ci abbiamo detto eh, che dobbiamo fare così. Quindi, recuperiamo la giornata. Allora, Trento-Venezia si è parlato di tutte e due. Treviso-Trapani non si è parlato di nessuna dei due e quindi ci fermiamo subito. Treviso, leggo di un sacco di eh, critiche eh, nel reparto Playmecher, perché Bowman non è un Playmecher, perché Mascolo fa confusione, perché... Sono molto d'accordo con voi, però Bowman è un bel giocatore, Harrison è un bel giocatore, Mascolo è un bel giocatore, Torresani è un bel prospetto. Forse di tutti questi qui il più playmaker in senso stretto, puro ragionatore è Torresani, paradossalmente. Però c'è comunque talmente tante opzioni che secondo me non è il problema principale. Capisco quello che dicono chi critica questo, questo punto, però mh, non è il problema principale, è un problema. Non è il problema principale. Il problema principale sono i lunghi, secondo me. Perché eh, Policap non, non sta rendendo. E Holston eh, mi sembra un, un giocatore con delle potenzialità importanti, anche, ma che rischia di averci un po' la mentalità da Cina per la quale cerchi di, di vivacchiare vi, vi per tutta la partita e poi quando conta in fondo provi a mettere dei numeri che ti salvano il contratto. E, e può essere un giudizio affrettato il mio, però ho avuto questa sensazione. Il problema di, Pol di Polycap, però è che Polycap mi nasce e mi viene preso come il centro... Leggermente sottodimensionato non tecnico, che però con la voglia, l'atletismo, la forza e, e la garra tira giù tutti i rimbalzi. Ma lo è veramente? Cioè, questo mi chiede questo è l'identikit che diamo a Polyhub di Polyhub, Ma lo è veramente? Perché Travis Watson lo era, Odera Nosiche lo era, James Thomas lo era. Ma questi avevano multiple partite da 20-25 rimbalzi. Polycap, a mia memoria, 20 rimbalzi non ha mai presi. Io mi ricordo una partita dell'anno scorso, in cui ne prese tipo 18, ma era una. E, 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 e comunque sia, cioè, capito? Questa, questa grossa macchina da rimbalzo, che noi tutti vediamo, no? eh, crediamo che lui sia, lo è. Io ho dei dubbi, ti dico la verità. Eh, boh. Però insomma, per me il problema sono i lunghi. Ecco, morale della favola. Poi eh, c'erano dei bits. Aspetta, c'erano dei bits e poi si torna con le altre squadre. Iguana del Perù 700 bits. Saluto. Ringrazio di cuore. Ma quanto dura questa live di pazzi? Eh, non. Guarda, non, non ne ho idea. Sto recuperando l'ultima live NBA quindi recupererò questa successivamente. Chissà che nel frattempo non mi chiamino a difendere per Varese visto quanti punti chiappano a partita. Buona serata. In teoria, l'obiettivo sarebbe quello di farne uno, uno in più, però se ne pigli sempre 100-120, poi devi fare 121, diffi difficile. Quindi va bene. Comunque. Eh, di, di, Varese, di Varese si è parlato e, e siamo, siamo in linea. Intanto, intanto grazie, eh, se l'ha detto Trapani. Trapani ha, ha tirato fuori una presentazione molto convincente, eh, non avevo dubbi. Perché continua a mancare Galloway. Per me, il vero problema nascerà quando rientrerà Galloway e ci sarà da gestire quella rotazione di esterni e Vabbè, ne parleremo a tempo debito, ma la notizia più importante per quel che mi riguarda è aver visto la squadra giocare in questo modo in una serata in cui Justin Robinson è deragliato, perché Justin Robinson è questo: cioè Justin Robinson potenzialmente è un fenomeno che, però a volte, anche spesso, esagera e quindi deraglia. E. Se non avesse questo, questo limite, probabilmente sarebbe in un top team europeo. Lo si sa questo è il limite, se Trapani però, grazie ai Petruccelli, gli Eboa, gli Alibegovic, gli Orton, riesce a sopperire alle serate in cui Justin Robinson deraglia, allora veramente fa paura. Non per vincere lo Scudetto, come dice Antonini, io non penso che possa vincere lo Scudetto quest'anno, però è una squadra che fa paura. Il mio dubbio, ripeto, è eh, Galloway, eh, perché al rientro di Galloway <ride> te hai un pallone solo. Però hai eh, Robinson, Notei, Petrucelli, Galloway, Yeboah, Alibegovic, Orton, Plice. Insomma, complessa, complessa. Eh, quindi, però, vediamo. Per ora tutto bene. Eh, poi Varese-Tortona si è parlato, eh, Napoli-Trieste si è parlato, Scafati-Brescia, qui ci mancano tutte e due, poi Milano-Sassari si è parlato. Allora, eh, Scafati-Brescia, aspetta perché poi Cremona-Reggio Emilia si è parlato, Bologna-Pistoia si è parlato, quindi ci manca solo Scafati-Brescia. Parto da Brescia perché è più facile. Brescia eh, secondo me è una squadra meno forte di quello dell'anno scorso, però più concreta, nel senso a Brescia grazie anche all'idea di pallacanestro che mi sembra avere Peppe Poeta, sono riusciti a fare quello che andiamo dicendo in diverse situazioni qui in questa live anche di stasera, cioè ogni giocatore è nel suo ruolo, è responsabilizzato e sa quello che deve dare, cosa deve fare, e gli viene chiesto di dare il 100% di quello che ti può dare. L'unico al momento che è leggermente sottodimensionato come minutaggio è Chris Dow. L'unico che mi sembra ha giocato tipo 12-13 minuti, sia la prima giornata che nella seconda giornata. Tutti gli altri vengono spinti al massimo del minutaggio che possono garantire e al massimo delle responsabilità che possono avere. Quindi si sentono responsabilizzati, entrano in ritmo, giocano bene e la squadra vince. So anche giocatori forti, Mirobila, forse il miglior centro del campionato, Della Valle, forse il migliore italiano del campionato. Quando dicevo che Ivanovic è molto più playmaker di Criston, qualcuno aveva da ridire durante l'estate, e però mi sembra che la differenza la si sta vedendo. Essere playmaker significa saper leggere la situazione, quando ci sono delle partite in cui c'è bisogno e la situazione vuole che tu tiri e che tu faccia canestro, lo fa come è stato ieri, ha fatto 30 punti, una roba del genere. Quindi mi sembra che Brescia sia meno forte dell'anno scorso, ma forse più centrata addirittura dell'anno scorso. Per cui si può, secondo me, togliere delle soddisfazioni. Di nuovo, non per vincere, ma per togliersi le soddisfazioni. Forse forse c'ha più possibilità di vincere la Coppa Italia rispetto all'anno scorso. L'anno scorso io avevo sempre detto: Brescia, non poteva vincere la Coppa Italia. Quest'anno, forse, forse, c'ha più possibilità. Ovviamente non lo scudetto, e poi scafati. Prima si era detto qualcosa di scafati. Vorrei un cambio con la dirigenza della dinamo. Perché Scafati ora l'unica cosa che deve fare è. Non fare niente, stare ferma, fermi, fermi. La squadra è buona, gioca bene. Con gli ultimi cambi che sono stati fatti, tutti sono al posto giusto. Bisogna dare tempo a Rob Gray di tirare fuori il grande giocatore che è. Eihin, va bene così, perché c'hai già... Pinkins e Sorohas e Marcelo Nicola è molto bravo a gestirli. Il primo quarto è riuscito a togliere Miro Bilan dalla partita giocando con Pinkins e Sorohas senza un centro vero e proprio. C'hai la possibilità di, di tirare fuori ancora qualche cosa da Miaschi. Cioè non c'è bisogno di niente. Bisogna stare fermi, immobili. E Scafati si toglie delle soddisfazioni. Invece purtroppo conoscendo Scafati... Tempo, un'altra partita giocata male e Gray lo tagliano. Poi vogliono un centro al posto di Ehin perché non è particolarmente efficace. E poi a quel punto Marcello Nicola dice: Allora ve la allenate da voi e quindi va via anche lui. Voi sapete vo sape quello che succederà a Scafati, ma se avessero la pazienza e la lungimiranza di stare fermi, immobili, questa è una squadra che si toglierebbe delle soddisfazioni e che farebbe divertire tanto i tifosi. Perché talento ce n'ha. E mi sembra che, ora come ora, gli incastri siano anche quelli giusti che funzionano. Questo vorrei dire. Basta. Siamo arrivati in fondo. Non ho più voce e soprattutto non ho più l'età per fare due ore e mezzo di live. Questo è il rovescio della medaglia di fare la live de de del gruppo di Recupero il lunedì. Però, ben venga, tanti argomenti, tante cose. Sono molto contento, così si riesce a sviscerare la giornata e a dare il giusto spazio alla Lega Basket sul canale. Il ritorno da parte vostra mi sembra eh, molto più che, che, che soddisfatto, vi sta piacendo, quindi va tutto bene. Questo è il risultato della situazione. Mi, se mi sento molto gandini quando dico questa cosa. È tutto bello, va tutto bene. Basta, signori, io vi ringrazio per esserci stati e il gruppo di recupero ringrazio Mirko Bab, il gruppo di recupero eh, si aggiorna come sempre lunedì e vediamo quello che sarà successo nel frattempo. Il movimento è sano, dice Raffaele, dividiamola in quattro quarti, potrebbe essere un'idea. Basta, vo a faccena e noi ci si vede domani con il Quasi Gaming. Programmazione la trovate come sempre aggiornata su Instagram che è l'unico motivo per il quale vale la pena di seguire la pagina su Instagram ciao